Libere di Lottare è un'iniziativa che è stata lanciata lo scorso dicembre dal Congresso Nazionale di Sinistra Classe Rivoluzione. Abbiamo anche approvato una risoluzione specifica sulla questione della condizione femminile, ma non ci siamo limitati a dare appuntamento a questo fine settimana, ma in questi mesi abbiamo sviluppato una campagna molto attiva, molto militante, per cercare di promuovere la discussione sulla condizione femminile ovunque fosse possibile, nei luoghi di lavoro in cui siamo presenti, nelle scuole, nelle università, quindi in un percorso di preparazione che via via ha coinvolto sempre più persone nella costruzione di questa 2 giorni di discussione che stiamo a cominciare adesso. Ora, la pandemia ha portato a livelli insostenibili delle condizioni di oppressione per le donne, per le lavoratrici, che erano condizioni di oppressione preesistenti. Sappiamo benissimo che cosa ha comportato in termini di aumento del lavoro domestico, tutta anche la gestione dell'apertura e chiusura delle scuole, la didattica a distanza. I dati sul calo dell'occupazione femminile sono impressionanti. Per esempio, quello che si riferisce al mese di dicembre dice che su 101.000 posti di lavoro persi, nonostante il blocco dei licenziamenti, 99.000 sono posti di lavoro di donne. Ma allo stesso tempo abbiamo visto come in tutti i settori di lavoro che sono stati in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria, le donne rappresentano una componente molto importante. Pensiamo alla sanità, alla grande distribuzione, alle pulizie, tutti i settori in cui le lavoratrici e i lavoratori sono stati sottoposti a ritmi di lavoro estenuanti, a pressioni fortissime e anche ad un altissimo rischio di contagio. Proprio negli ultimi giorni è uscito un dossier dell'INAIL secondo il quale il 70% dei contagi che ci sono stati sui posti di lavoro hanno riguardato donne. Ma nell'affrontare questa discussione abbiamo considerato e vogliamo appunto discutere anche di quello che riguarda gli attacchi che vediamo nei confronti dei nostri diritti, dei diritti civili, attacchi spesso latenti. Per esempio sul diritto di aborto, il diritto è ancora sulla carta, ma viene aggirato in tanti modi. Pensiamo all'obiezione di coscienza da parte dei medici, ma anche alle tante ordinanze regionali che mettono sempre degli ostacoli, delle difficoltà alle donne che vogliono accedere a questo diritto. E i diritti civili, non solo delle donne, ma anche delle persone LGBT, sono continuamente sotto attacco da parte di campagne ideologiche della Chiesa e di movimenti reazionari. Noi discuteremo in questi 2 giorni di tutto questo, ma lo faremo in un'ottica di lotta, per capire come lottare, come ribellarci contro tutto ciò e ci ricollegheremo infatti ai movimenti straordinari che le donne hanno messo in campo negli ultimi anni in tutto il mondo ed in particolare nella sessione della domenica pomeriggio, dove avremo collegate con noi ospiti compagne di altre sezioni della tendenza marxista internazionale di cui come Sinistra Classe Rivoluzione facciamo parte. Vado a leggere il programma dei lavori. Questa mattina, fino alle 13, discuteremo di Dove nasce l'oppressione femminile, un'analisi marxista con l'introduzione di Arianna Mancini. Riprenderemo poi alle 15 fino alle 18:30 con la discussione sulla condizione delle lavoratrici, come lottare contro decenni di peggioramenti, con l'introduzione di Margherita Colella. Domani mattina riprenderemo i lavori alle 9:30 fino alle 13 con il punto Legge 194, Essere madri se, quando e come vogliamo, introdurrà Grazia Bellamente. E infine, domani pomeriggio, dalle 15 alle 18, ci sarà il dibattito internazionale, Un mondo di donne in lotta, il dibattito appunto sui movimenti femminili che si sono sviluppati negli ultimi anni, in cui avremo con noi la compagna Marie Frederiksen, dell'esecutivo della tendenza marxista internazionale, la compagna Maritania Camargo della sezione brasiliana Esquerda Marxista della tendenza marxista internazionale, Karen Campos
della sezione messicana La Izquierda Marxista, Laura Brown della sezione statunitense Socialist Revolution, e avremo anche i saluti della compagna Anam Khan di Lal Salam, la nostra sezione pakistana. Ed infine concluderà la sottoscritta. Io a questo punto chiudo qui la mia breve introduzione e do la parola alla moderazione per entrare appunto nel vivo della discussione di questa mattina. Grazie e buon convegno. Buongiorno a tutti. Comincia il convegno. Prima di lasciare la parola ad Arianna, vi chiedo di scrivere in chat all'organizzatore se volete intervenire, ma anche per porre delle domande o delle brevi osservazioni per contribuire al dibattito che si svilupperà dopo la relazione. Lascio la parola ad Arianna per Arianna Mancini per l'introduzione al primo punto. Ok, attivo, scusate. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Arianna Mancini, sono una militante di Sinistra Classe Rivoluzione, la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale. Beh, io vorrei intanto cominciare col dire che da diversi anni ormai la nostra internazionale è impegnata in un lavoro di approfondimento sul piano teorico e non solo sulla questione femminile e sulla questione di genere, in quanto riteniamo, diciamo, che la battaglia per i diritti delle donne contro l'oppressione di genere sia, diciamo, una battaglia assolutamente imprescindibile, una priorità imprescindibile per un'organizzazione marxista rivoluzionaria quale noi siamo. Negli ultimi anni sono esplosi in tutto il mondo movimenti contro la violenza sulle donne, dalla Polonia all'Argentina, il caso più recente. Il protagonismo delle masse, diciamo, ha dimostrato che i diritti si conquistano, come diciamo, a spinta, si conquistano sul campo attraverso la lotta. Allo stesso tempo crediamo fermamente che quelle battaglie, diciamo, necessitino di una cornice teorica di riferimento che sia in grado di dare loro un respiro, ecco, rileggendole all'interno di una battaglia più generale, una battaglia contro il capitalismo, contro la società che ne è il prodotto. Questa è un'impostazione, diciamo, che ha una base che, diciamo, non è astratta, ma è il prodotto di un'indagine che sulla questione femminile adotta un punto di vista assolutamente peculiare, specifico, che è quello di classe. Noi crediamo che per condurre la lotta contro l'oppressione femminile sul giusto terreno, anche sul piano, diciamo, della prassi e della militanza, sia necessario porci delle domande. Ci dobbiamo chiedere se l'oppressione della donna è sempre esistita, ci dobbiamo chiedere quando e per quali ragioni nasce il patriarcato e le donne vengono relegate in una condizione di subalternità, ci dobbiamo chiedere quale ruolo hanno oggi le strutture sociali, le strutture familiari nell'oppressione di genere. Ecco, nel corso di questa sessione proveremo a rispondere a queste domande, a delineare un terreno sia teorico che di prassi e di lotta. L'oppressione femminile non è sempre esistita. Per poterla combattere è necessario domandarsi che cosa l'abbia storicamente prodotta. Da questo punto di vista noi consideriamo ancora assolutamente valido il contributo di Engels, che nel testo L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato ha analizzato l'oppressione femminile alla luce dell'evoluzione della produzione, dei rapporti sociali e della struttura familiare. Liberandola, diciamo, dal determinismo biologico che in qualche modo la assume come categoria storica, la naturalizza, la normalizza, diciamo, come fenomeno meramente biologico da questo punto di vista. Nel corso dello sviluppo economico, sociale, culturale della società umana, il rapporto tra i sessi si è modificato progressivamente, si è instaurata di fatto una gerarchia che ha relegato la donna in una condizione di subalternità. Diciamo che il grande merito di Engels, dal nostro punto di vista, è quello di avere messo in correlazione l'evoluzione delle strutture sociali e familiari con lo sviluppo delle forze
produttive, di avere indagato le ragioni materiali della nascita del patriarcato e dell'oppressione femminile, che in ultima istanza sono, diciamo, strettamente legate dal nostro punto di vista alla nascita della proprietà privata e della società divisa in classi. In buona sostanza Engels ci mostra la natura contingente, la natura assolutamente storica di istituzioni come la famiglia, come lo Stato, e da questo punto di vista il fatto che siano contingenti, appunto, ci invita a non considerarli immutabili ed eterni. Molti oggi sono portati a credere che il capitalismo come sistema economico, che lo Stato che lo serve, che la famiglia monogamica che ne rappresenta, diciamo così, la struttura di base molecolare, siano entità, come dire, sempiterne, immutabili. E noi crediamo che non ci sia nulla di più falso. La storia, diciamo così, è stata caratterizzata da continue evoluzioni, continue transizioni tra sistemi economici e strutture sociali differenti, e da questo punto di vista anche la famiglia non fa alcuna eccezione. Engels trae spunto dagli studi di un etnologo ed antropologo statunitense, Morgan, sulla storia primitiva dell'uomo. Morgan classifica la storia in tre epoche principali: lo stato selvaggio, la barbarie e la civiltà, ed ogni epoca, diciamo così, è poi suddivisa in altri stadi, ma quello che ci interessa sul piano anche del metodo è capire sulla base di cosa questa classificazione viene fatta. Bene, questa classificazione viene fatta sulla base del grado dello sviluppo delle forze produttive. Le forze produttive si accrescono di stadio in stadio e plasmano di conseguenza società sempre più complesse, alle quali corrispondono strutture sociali e familiari che mutano nel tempo. Morgan in qualche misura ripercorre un po' la storia, diciamo così, della famiglia fino alle origini, e scopre che ad ogni epoca corrisponde un sistema familiare differente che fa riferimento al grado di sviluppo delle forze produttive. La cosa interessante è che nel processo di progressione di sviluppo delle strutture familiari, adesso, diciamo, a prescindere da quali queste siano nello specifico, questo processo segue un certo tipo di andamento in qualche modo, ossia va restringendosi, cioè la famiglia va restringendosi fino alla monogamia, e questo accade per specifiche esigenze di tipo materiale. In questo lungo passaggio accade appunto che la posizione della donna cambi all'interno della società in modo assolutamente radicale. Io credo che sia importante comprendere che cosa noi intendiamo per sviluppo delle forze produttive e per quale motivo in qualche misura i cambiamenti nello sviluppo delle forze produttive, nel modo di produrre, influenzino la società nel suo complesso, le strutture familiari, la posizione della donna, venendo a creare appunto una gerarchia. Chiaramente per poter rispondere a questa domanda è necessario illustrare alcuni passaggi, diciamo, dei lavori, del lavoro di Morgan, degli studi di Morgan, che Engels appunto riprende nel suo testo. Ecco, nello stadio inferiore dello stato selvaggio, il paleolitico per intenderci, i mezzi di sussistenza erano rappresentati da ciò che la terra poteva naturalmente offrire agli uomini. Quindi si trattava di società, in buona sostanza, di raccoglitori. Ecco. Da questo punto di vista lo sviluppo produttivo è assolutamente diciamo, paragonabile allo zero, se possiamo dire, nel senso che gli uomini non erano in grado di produrre scientemente, di produrre pianificando ciò che era necessario alla propria sussistenza. Il passaggio dallo stadio allo stadio intermedio dello stadio selvaggio è caratterizzato dalla scoperta del fuoco. Io questo è un esempio che porto spesso, perché secondo me fa comprendere come anche una scoperta probabilmente accidentale, non sappiamo, ma presumibilmente accidentale, il caso, diciamo, esprime la necessità, modifica alcune condizioni materiali provocando dei cambiamenti nelle strutture sociali e nel modo di vivere degli uomini. Ecco, la scoperta del fuoco banalmente permette agli uomini di introdurre il pesce nella propria alimentazione. Questo, di conseguenza, produce le prime migrazioni, perché gli uomini iniziano chiaramente a seguire i corsi d'acqua, le coste in cerca di cibo, e nuove terre vengono scoperte. Quindi in buona sostanza agli uomini viene messa in qualche modo a disposizione, grazie alle migrazioni, una quantità più elevata di nuove materie
materie prime. Nuove terre vengono coltivate e l'uomo inizierà a realizzare i primi rudimentali strumenti per procacciarsi il proprio sostentamento, il cibo, eccetera. Da questo punto di vista, ad esempio, l'invenzione dell'arco è stata significativa perché ha reso la caccia un'occupazione stabile. Quindi si iniziano ad accumulare esperienze, si iniziano ad accumulare capacità che permettono agli uomini di esercitare un primo, seppur diciamo così, rudimentale controllo sulla natura, però iniziano ad utilizzare il proprio ingegno per sostentarsi. In questa fase la forma caratteristica della famiglia costituita dal matrimonio di gruppo è una forma peculiare perché di fatto la sfera sociale e la sfera familiare coincidono in questo tipo di famiglia, gruppi di uomini sono complessivamente uniti, potremmo dire sposati, tra virgolette ovviamente, tra di loro, quindi non esiste una dimensione individuale così come noi la intendiamo, immaginiamo oggi, quindi la società corrisponde alla struttura familiare. Nel lungo processo di sviluppo delle forze produttive, quindi di questa capacità dell'uomo di assoggettare la natura, di pianificare dei modi per potersi sostentare, questa tipologia familiare si modifica. E come spiegavo prima, si modifica procedendo verso forme progressivamente più restrittive, come ad esempio la famiglia per consanguinità, che è la base poi della futura gens di fatto. Una cosa interessante è che nella famiglia di gruppo, a prescindere dalle varie tipologie, diciamo così, proprio per la sua natura e dimensione collettiva, chiaramente la paternità non può essere certa, non può essere verificata. Questo è un elemento importante, poi ci torno su questo elemento, però è fondamentale, perché di fatto questa circostanza rende la discendenza dimostrabile unicamente secondo la linea femminile, dando origine di fatto a rapporti ereditari che possiamo definire matrilineari, quelli che Bachofen identificherà come diritto matriarcale. Sarà questo poi il motivo fondamentale per il quale, con l'avvento della proprietà privata, gli uomini cercheranno, riuscendoci, di abbattere il matriarcato. In questo tipo di società ancora vige una sostanziale parità tra i sessi. La proprietà privata non esiste, tutto quello che viene prodotto viene consumato dalla clan, dal gruppo nel suo complesso, quindi sono società di carattere fondamentalmente egualitario, nelle quali non esistono, diciamo così, distinzioni sociali, non esistono classi sociali, il famoso comunismo primitivo. Nell'epoca successiva, nell'epoca della barbarie, l'introduzione dell'allevamento e della coltivazione e più in generale, diciamo, lo sviluppo delle forze produttive che diventa imponente, produrrà dei cambiamenti ancora più profondi nella struttura sociale e i mezzi di sussistenza si accresceranno di fatto in modo illimitato. Quindi si inizierà a produrre un surplus, qualcosa che non è necessario consumare immediatamente, nell'immediato, ma che deve essere chiaramente preservato. In questo momento la forma familiare si è già ristretta, non c'è più il matrimonio di gruppo, ma la famiglia di coppia. Quindi iniziamo ad assistere a questo tipo di dinamica per cui le strutture familiari vanno appunto contraendosi. Negli stadi inferiori, intermedio della barbarie, le donne, diciamo così, provengono quasi tutte dalla stessa gens, mentre gli uomini provengono da gentes diverse. Questo è un elemento che in qualche modo produce una sorta di predominio della gens femminile che pone le donne in una condizione, diciamo, nella condizione di godere in qualche modo di libertà, di rispetto all'interno della comunità, sono molto considerate. È presente presumibilmente una divisione del lavoro tra uomini e donne da questo punto di vista, diciamo, è presumibile che ci sia già una prima divisione del lavoro, ma la cosa fondamentale che teniamo a sottolineare è il fatto che questa divisione non sia determinata come è oggi, diciamo, una posizione di subordinazione della donna nei confronti degli uomini, ma probabilmente anche da alcune caratteristiche biologiche, come ad esempio in particolare il ruolo riproduttivo. Con lo sviluppo dell'allevamento e dell'agricoltura, come dicevo, si accumula un grande surplus di bestiame, di utensili, di suppellettili, attrezzature. Nel frattempo, diciamo, l'uomo si è arricchito dal punto di vista della capacità di produrre anche questi
manufatti, questi utensili. Ma la cosa interessante è che questa, diciamo così, tutti questi oggetti, il bestiame, il cibo, eccetera, con il tempo va concentrandosi nelle mani di pochi, quindi di fatto nasce la proprietà privata, mentre prima tutto questo era, diciamo, posseduto dalla comunità nella sua interezza, la proprietà inizia appunto a diventare privata, quindi la ricchezza si concentra nelle mani di pochi. E da questo momento in poi c'è un salto qualitativo nell'aspetto della produzione, non si produce più unicamente per il soddisfacimento dei propri bisogni, si inizia a produrre, diciamo così, per lo scambio, quindi in buona sostanza per il mercato, per quello che possiamo, diciamo così, con molte virgolette chiamare mercato. L'avvento della proprietà privata produrrà due tragiche conseguenze, in primo luogo la schiavitù e in secondo luogo la cessazione di questa condizione di parità tra gli uomini e le donne. Sulla schiavitù è evidente il motivo, il surplus, l'aumento del lavoro con l'allevamento e l'agricoltura pone la necessità di forza lavoro fondamentalmente, quindi in buona sostanza i nemici, ad esempio vinti in battaglia, che prima potevano essere uccisi o annessi alla comunità stessa, assumono un valore, viene dato loro un valore di scambio, iniziano ad essere mercificati. Stessa sorte tocca alle donne, se pensiamo alla pratica del ratto, della compravendita delle donne, eccetera, nasce proprio in questa fase a causa del progressivo restringersi della famiglia, che rende anche più difficile agli uomini trovare delle partners femminili. Le ricchezze quindi non sono più collettive, passano nelle mani del singolo, del capo famiglia. Ora è l'uomo che detiene di fatto la ricchezza, ed è qui il salto di qualità sull'aspetto della divisione del lavoro, è un passaggio di natura qualitativa, cioè non ci interessa quanto fosse approfondita questa divisione, ma il passaggio di natura qualitativa, perché il lavoro dell'uomo è produttivo. Ciò che viene prodotto dagli uomini può essere scambiato. Dall'altra parte, ciò che viene prodotto dalle donne diventa improduttivo, non può essere scambiato, non può essere utilizzato, mercificato, utilizzato, diciamo così, per il mercato. È questo il passaggio qualitativo fondamentale da questo punto di vista. La nascita della proprietà privata ha anche un'altra conseguenza, perché ovviamente l'accumulo delle ricchezze nelle mani di un uomo, del capofamiglia, pone di fatto, come dire, l'urgenza di rivedere il sistema di trasmissione di questa ricchezza, perché chiaramente il diritto matriarcale rappresentava un ostacolo per la trasmissione dell'eredità, in quanto il patrimonio passava, diciamo così, ai consanguini per parte materna, ed era necessario per poter, da parte degli uomini, per potersi garantire la trasmissione delle ricchezze, distruggere di fatto il matriarcato e il sistema ereditario basato sulla matrilinearità. Engels dice: il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta di importanza storica generale del sesso femminile. L'uomo prese in mano anche il comando della casa, la donna venne degradata, asservita, resa schiava delle sue voglie e divenne solo uno strumento atto alla procreazione dei figli. Ecco, un ulteriore passaggio si compie con la nascita della famiglia monogamica tra lo stadio intermedio e superiore della barbarie. Ormai il dominio dell'uomo è sancito, lo dimostra il fatto che l'uomo ha la possibilità di ripudiare la propria moglie e la propria compagna, viceversa non è possibile per la donna fare lo stesso. Questa è una dimostrazione assolutamente inequivocabile, e alla donna è imposta la più rigida fedeltà, la monogamia, una monogamia a senso unico. L'uomo ha possibilità di sfruttare sessualmente le proprie schiave come fossero oggetti che possiede, cosa che non è chiaramente permessa alle donne. Quindi di fatto è una monogamia a senso unico, e Engels spiega che la monogamia di fatto non fu il prodotto storicamente dell'amore individuale romantico come noi oggi lo intendiamo, ma la vittoria della proprietà privata sull'originaria proprietà comune naturale. In buona sostanza, diciamo così, Engels spiega come all'interno della famiglia monogamica si consumi la prima oppressione di classe, quella dell'uomo sulla donna,
e come le basi di questa oppressione siano da ricercarsi appunto in quella divisione del lavoro che, come spiegavo prima, non è più neutra, assume una dimensione di asservimento, di assoggettamento, di subordinazione, esattamente come accade all'interno della società. Quindi nella famiglia monogamica, diciamo così, possiamo dire che sono riprodotti in scala più, come dire, ridotta, gli stessi conflitti e le stesse contraddizioni insite nella società divisa in classi, nella quale dominano disuguaglianza ed oppressione. Ecco, posto, diciamo, questo punto teorico fondamentale, cioè il fatto che l'oppressione di genere, l'oppressione della donna e tutti i comportamenti violenti ed efferati che ne conseguono abbiano come origine la nascita della proprietà privata, della famiglia tradizionale, della società classista, analizziamo che cosa avviene con l'avvento del capitalismo. Questo ci interessa chiaramente particolarmente perché viviamo, diciamo, in un sistema economico capitalista. Ebbene, la proprietà privata, diciamo, come spiegavo, conferendo all'uomo maggiore potere, relega la donna ad una dimensione privata, domestica prevalentemente. Ed è per questo motivo che Marx ed Engels ravvisano come condizione necessaria per la liberazione della donna il suo reinserimento nel processo produttivo. Con il capitalismo la donna di fatto prende parte alla produzione, esce dall'isolamento della casa, della famiglia, nei luoghi di lavoro sperimenta una nuova dimensione, una dimensione collettiva, e compie un primo passo verso l'emancipazione. Tuttavia, in questa nuova dimensione la donna, scopre una nuova forma di oppressione, l'oppressione di classe. Bebel scrive nella Donna e il socialismo: la borghesia ha bisogno di sfruttare le forze produttrici, siano queste rappresentate da uomini o da donne, per sviluppare ed aumentare quanto è più possibile la produzione. Questa frase è assolutamente applicabile all'oggi, se pensiamo anche alla manodopera degli immigrati, a quanto viene sfruttata per abbassare i salari, eccetera. L'inserimento del processo all'interno del processo produttivo da parte della donna è una condizione però necessaria sicuramente per la emancipazione della donna, ma non sufficiente a garantire una totale liberazione dal gioco dell'oppressione. Su questo noi vogliamo essere molto chiari: non è lavorare che emancipa la donna, non è unicamente andare a lavorare che emancipa la donna. Il capitalismo non emancipa la donna. Ad emancipare la donna è la lotta di classe contro lo sfruttatore. Su questo noi ci teniamo a fare massima chiarezza. Per quale motivo? Perché il capitalismo ha tutto l'interesse, mantenere la donna in una condizione di subordinazione, e seppure il capitalismo, ha destrutturato i vecchi legami economici di stampo feudale, ha continuato ad utilizzare, continua ad utilizzare l'ideologia patriarcale per mantenere le donne in una condizione di subordinazione. Questo almeno per tre ragioni. In primo luogo perché le donne, se mantenute in una condizione di ricattabilità, esattamente come succede per i migranti, rappresentano manodopera più flessibile, più a basso costo, che permette al capitalista di livellare verso il basso i salari di tutta la classe lavoratrice. E questo Bebel nel suo testo lo spiega molto bene, spiegando che la donna nel progresso dell'industria trova di anno in anno un campo sempre maggiore in cui potersi occupare, senza migliorare però sensibilmente la sua condizione sociale. Dove si impiegano le donne si licenziano gli uomini generalmente, e se questi vogliono vivere devono offrirsi per un salario più basso. Questa offerta si ripercuote sul salario delle donne in un processo che Bebel descrive come una sorta di vite perpetua. In secondo luogo, il conflitto di genere rappresenta un valido grimaldello per spaccare il movimento operaio, il movimento dei lavoratori su base di genere, e questo è un elemento assolutamente fondamentale. In terzo luogo, il capitalismo scarica sulle donne il lavoro domestico, il lavoro di cura, sfruttando il ruolo di supplenza che le donne operano, può tagliare i costi delle politiche di welfare, riducendo un problema che dovrebbe essere collettivo a una responsabilità assolutamente, anzi a un problema di natura assolutamente privata, se pensiamo alla cura degli anziani, dei bambini, dei disabili, rispetto ai servizi che non ci sono o che sono estremamente carenti. Differentemente, una società basata sulla socializzazione del lavoro domestico, del lavoro di cura, in una società socialista, come noi la
intendiamo permetterebbe di liberare la donna dal lavoro domestico, eliminando di fatto le basi dell'oppressione femminile. Io su questa cosa vorrei soffermarmi sulla questione del carattere del lavoro domestico brevemente, perché questo è un tema che è stato oggetto di ampio dibattito, peraltro diciamo con risvolti anche nella contemporaneità, nell'oggi, nel movimento femminista. In particolare due correnti del femminismo negli anni 70 si sono molto occupate di indagare questo tema, e mi riferisco al femminismo materialista francofono, la Delphi, eccetera, e il femminismo operaista italiano, quindi Maria Rosa Dalla Costa, Lisa Derpè. Per questione di tempo, diciamo, non potrò soffermarmi su entrambi e parlerò del femminismo materialista rispetto a questo tema. Però quello che voglio sottolineare è che entrambe le correnti partono da un punto di vista corrispondente. Diciamo così che il merito sicuramente di questi approcci è stato quello di aver esplorato le cause materiali dell'oppressione femminile, quindi di partire da un'ottica materialista, quindi il carattere storico, il carattere sociale, quindi arbitrario della gerarchia tra i sessi. Quindi, differentemente dagli approcci postmodernisti, partono da considerazioni generali che forse sono più vicine a quelle che noi proponiamo in quanto marxisti. Entrambe le correnti concordano sul fatto che il lavoro domestico di cura abbia un valore di natura produttiva in senso marxista, in quanto è necessario riprodurre la forza lavoro stessa. Secondo Marx, il valore della forza lavoro contiene, infatti, in sé il valore delle merci necessarie alla sua riproduzione, quindi il cibo con cui noi, che noi mangiamo, i vestiti che indossiamo, la casa dove viviamo, eccetera, eccetera. Quello che viene criticato a Marx è che in quel valore non venga considerato il valore del lavoro domestico e di cura. Quindi il femminismo materialista parte dal presupposto che il lavoro domestico sia un lavoro di natura produttiva. In questo senso, dei contributi specifici al tema sono stati dati da Paola Tabbé, che dedica parte della sua ricerca alla teorizzazione della riproduzione come lavoro sfruttato, producendo peraltro anche delle riflessioni interessanti sulla questione dell'utero in affitto, che è un tema sicuramente molto attuale. A partire da questo assunto teorizzano di fatto l'esistenza di un modo di produzione domestico che si affianca, che sarebbe il modo di produzione patriarcale, definito anche patriarcale, parallelo a quello capitalistico, che si colloca al di fuori delle leggi di mercato e del lavoro salariato. Questi studi, nascono dalla spinta di definire un modello teorico che tratti lo sfruttamento di tutte quelle forme che non ricadono di lavoro, che non ricadono all'interno del lavoro salariato. L'elemento centrale che segna peraltro anche una distanza col femminismo marxista è quello che risponde alla domanda chi si appropria del lavoro gratuito delle donne. Ebbene, la risposta che le femministe materialiste danno è che ad appropriarsi del lavoro domestico non è il capitalista, ma è l'uomo, sia sul piano collettivo che sul piano individuale. Quindi, in buona sostanza, il modo di produzione patriarcale si baserebbe sullo sfruttamento delle donne da parte degli uomini. E è in questo passaggio che il femminismo materialista, mutua dal marxismo la categoria di classe, sostenendo che le donne, in virtù della loro condizione di oppressione, rappresentano a tutti gli effetti, una classe politica, una classe sociale, che è contrapposta nella propria lotta con una classe antagonista, che è quella degli uomini. Da questo punto di vista l'analisi si incentra sullo studio delle donne come una comunità di oppressione, che è poi attraversata da ulteriori processi di gerarchizzazione, quindi da ulteriori forme di oppressione, e l'oppressione di classe non è che una di queste, non è considerata prioritaria, non è considerata centrale, ma è una delle oppressioni possibili. Nel suo articolo Sesso e genere, Nicole Claude Mathieu, partendo proprio dall'analisi del rapporto tra sesso biologico e genere, con un focus su come il genere sia un costrutto sociale in particolare, arriva a definire i sessi come vere e proprie classi in senso marziano, costituite da e nell'ambito del rapporto di dominazione degli uomini sulle donne. Ne consegue, ovviamente, che per sconfiggere il patriarcato sia necessaria una lotta di tutte le donne contro tutti gli uomini e non una lotta generale contro il sistema capitalista che utilizza
il patriarcato per mantenere la donna nella subordinazione. Qui si svela la contraddittorietà di questo tipo di approccio che non pone al centro la lotta contro il sistema, contro il capitalismo, ma la lotta tra i sessi. E scrive Delfi in una recente polemica con alcune femministe marxiste, il mio lavoro afferma che gli uomini sono la classe che sfrutta e opprime le donne. Ecco, in questa frase diciamo, si sostanzia l'inconciliabilità del femminismo materialista con la lotta di classe, che diciamo, per essere vittoriosa necessariamente ha bisogno di essere portata avanti dalla classe nel suo insieme. L'idea che il solo nemico da combattere sia l'uomo, sia il patriarcato, conduce a conclusioni pericolosamente divisive dal nostro punto di vista. La stessa Delfi, sulla base di questa idea, si allontanò ad esempio dalla lotta antirazzista, perché non era considerata per lei, non la considerava prioritaria per le donne. Ora, se noi pensiamo all'esperienza del femminismo, ad esempio afroamericano, è facile cogliere, diciamo così, i profondi limiti, le profonde contraddizioni di questa posizione, che infatti, diciamo per onestà, è bene dire che la stessa Delfi in anni più recenti ha profondamente rivisto da questo punto di vista. Ecco, questo breve esempio è paradigmatico di come il rapporto tra genere e classe sia estremamente controverso e di come approcci che pure hanno il metodo di partire da un'indagine materialista, in ultima analisi giungono a posizioni difficilmente conciliabili con una messa in discussione dei rapporti di sfruttamento che insistono all'interno della società capitalista. Noi non abbiamo più lo spazio, diciamo, per una esaustiva analisi di tutte le teorie che hanno approfondito i rapporti tra genere e classe. Ci preme però esprimere la nostra ferma critica anche verso tutte quelle tendenze e impostazioni di derivazione postmodernista che rivolgono il proprio sguardo unicamente all'individuo, alla soggettività, alla condizione peculiare di ognuno, delle singole identità, rigettando, diciamo, sistemi di indagine che si basano su un'analisi organica, complessiva della società. Il marxismo è primo fra tutti in questo senso. Mi riferisco ad esempio al femminismo intersezionale, alla teoria queer, che escludono per loro stessa natura forme di lotta generali e in questo senso non forniscono alle donne né a chiunque altro strumenti per potersi liberare dal gioco dell'oppressione. Al contrario, rappresentano un ostacolo per l'unità di classe, la conflittualità e scivolano in ultima istanza su posizioni assolutamente reazionarie. Questo focus esclusivo sull'individuo, questo approccio anche psicologico alla questione rendono impossibile promuovere dei processi di aggregazione complessiva, cioè nessuna forma di lotta, di aggregazione è possibile, di conflittualità organizzata è possibile, partendo da un presupposto così peculiare e così individualista. Di fatto, insomma, per questi approcci ognuno è di fatto solo nella propria peculiare, specifica condizione e questo, permettetemi di dire, è il trionfo della classe dominante. Io mi avvio alle conclusioni dicendo che insomma, a queste teorie confusive, divisive e talvolta apertamente reazionarie nelle loro conclusioni, seppur dall'apparenza spesso anche molto radicale, noi contrapponiamo la lucidità e la fermezza della teoria marxista. Una organizzazione che si dichiari marxista e rivoluzionaria non può non abbracciare la causa della lotta per l'emancipazione femminile, contro l'oppressione di genere, come parte integrante e priorità, diciamo, di una lotta per una società nuova. L'importanza che i marxisti attribuiscono alla lotta contro l'oppressione della donna è testimoniata, peraltro, dal ruolo che hanno rivestito le donne bolscevichiche dentro e fuori dal partito nel movimento operaio durante la rivoluzione d'ottobre del 1917, che rappresentò un momento fondamentale della lotta per l'emancipazione femminile nella storia della Russia e non solo. Per i marxisti la battaglia per la liberazione della donna non si può condurre isolatamente, deve essere portata avanti dalla classe lavoratrice nel suo insieme in una lotta generale contro il sistema. Nei luoghi di lavoro noi rifiutiamo, diciamo, l'impostazione, come dire, culturale. La questione dell'oppressione non è un problema culturale. Un esempio di questo lo fornisce lo sciopero dei minatori britannici tra l'84 e l'85. In quella occasione il ruolo delle donne, il loro coraggio, la loro determinazione contro le politiche della Thatcher spinse l'organizzazione dei minatori a guida assolutamente maschile a rimuovere, ad esempio, le connotazioni sessiste dalle proprie pubblicazioni. Cioè, questo dimostra, come dire, che le donne smettevano di essere viste come mogli, come madri,
come soggetti subalterni, nell'immaginario collettivo diventavano attiviste proletarie a tutti gli effetti, che si giravano e meritavano rispetto e parità di trattamento, non, diciamo, per una scelta, come dire, astratta, ma perché se lo erano guadagnato sul campo di battaglia. Da questo punto di vista, per noi marxisti, i diritti si conquistano sul campo, come dire, nella trincea della lotta di classe, non certo chiedendo favori a classi, a forze politiche che da anni ci sottraggono risorse da questo punto di vista. L'adozione di un punto di vista di classe, secondo me, è il solo che, poiché promuove un cambiamento generale della società, può minare alle basi le cause stesse dell'oppressione femminile, come di ogni altra forma di fatto di oppressione particolare. E per questo motivo noi ci definiamo marxisti e non femministi, e proprio perché riteniamo che, come dire, nel definirci marxisti sia già inclusa la lotta contro l'oppressione di genere, la lotta ambientalista, la lotta antirazzista e quant'altro. Rifiutiamo in questo senso ogni altro approccio che offre appunto visioni individualiste o separatiste rispetto a questa questione, perché riteniamo che queste teorie di fatto producano pericolose divisioni, impediscano al movimento l'unità d'azione necessaria a cambiare il sistema nel suo complesso. Il fine del marxismo è costruire una società giusta, una società equa, una società egualitaria, nella quale non esista, diciamo così, spazio per alcuna forma di sfruttamento, nella quale gli individui si possono esprimere anche la propria individualità in piena libertà, diciamo, senza le costrizioni imposte da una morale bigotta che assolutamente noi rigettiamo. Quindi ci poniamo obiettivi sicuramente ambiziosi, e per poterli realizzare abbiamo bisogno di tutta la forza della classe lavoratrice unita nella lotta sulla base di un programma rivoluzionario radicale, che è la sola arma che potrà renderci appunto liberi dal gioco del capitale. E in questo senso invitiamo tutti ad unirsi a questa lotta contro ogni forma di discriminazione, sia essa basata sul genere, sulla provenienza, sull'orientamento sessuale o sulla religione. Grazie. Grazie Arianna. Io chiedo, quindi chiedo ai presenti di segnarsi per intervenire scrivendomi in chat. Si consiglia di segnarsi quanto prima proprio per poter gestire al meglio i tempi. Al momento c'è Marina Wild per il primo intervento, seguirà poi Pietro Sassi. Per adesso è possibile dare 10 minuti per ogni intervento. Un attimo che becco, prendo Marina dalla chat. Marina. Marina, ci sei? Ok. Sì, mi sentite, mi vedete? Sì, ti sentiamo perfettamente? Ok. Ok. Sì, allora io sono Marina Vinti, faccio parte della sezione di sinistra della Rifondazione di Napoli e volevo parlare del femminismo liberale di cui, diciamo, nell'ultimo periodo una delle maggiori esponenti è Kamala Harris, cioè la nuova vicepresidentessa degli Stati Uniti d'America. Lei, infatti, ha incentrato, diciamo, il suo primo discorso dopo essere stata eletta proprio sul fatto di essere la prima donna a ricoprire questa carica e ringraziando anche Biden di aver rotto in questo modo, diciamo, una delle maggiori barriere del paese. E alla fine del suo discorso lei si rivolge ai giovani dicendo che bisogna inseguire i propri sogni con ambizione e non bisogna lasciarsi, diciamo, condizionare dall'immagine, diciamo, che gli altri hanno di loro. E questo tipo di discorso si inserisce appunto all'interno di una corrente liberale del femminismo di cui un'altra esponente molto importante è Sheryl Sandberg, cioè l'attuale direttrice operativa di Facebook, che ha avuto anche molto successo grazie al suo libro Lenin, cioè Facciamoci Avanti, che è diventato anche un bestseller negli Stati Uniti d'America. E questo femminismo liberale si basa su un'idea di forte individualismo, infatti parte dal presupposto che per raggiungere la propria felicità e per raggiungere il proprio benessere bisogna
farsi avanti, essere competitivi e iniziare ad utilizzare le tecniche che utilizza l'uomo per eccellere all'interno di questa società. Infatti la Sandberg nel suo libro parla proprio di interiorizzare la rivoluzione e ciò significa che in realtà il problema della differenza di genere è già risolto e che diciamo, la mancata uguaglianza che c'è tra uomo e donna in realtà sia legato solo al poco coraggio che hanno le donne di mettersi in gioco. E quindi questo femminismo non critica nemmeno più, diciamo, il sistema all'interno del quale ci troviamo, ma anzi funziona all'interno di esso e rispetta anche le leggi del sistema, appunto la conquista della consapevolezza di se stessi, si basa su una scelta individuale che quindi è completamente, diciamo, esterna a qualsiasi processo di lotta collettiva. E l'obiettivo di questo femminismo è quello di raggiungere posizioni di potere, posizioni di leadership e quindi diventare donne in carriera. E infatti parte dal presupposto che basta una donna al potere per in qualche modo eliminare l'oppressione di genere e che quindi ogni donna di successo sia in qualche modo un successo per tutte le donne. E questo perché in questo tipo di femminismo la politica di genere è completamente distaccata dalla politica di classe. Infatti molto spesso anche questa idea si sposa con la concezione secondo la quale i problemi che ci sono oggi all'interno della nostra società sono legati semplicemente alla preminenza maschile all'interno della politica e quindi alla loro stravaganza. In questo modo si sminuisce in qualche modo anche la crisi generale nella quale noi ci troviamo. E quindi questo femminismo ha al suo interno tantissime contraddizioni, tantissime incongruenze che non lo rendono appunto un pensiero in qualche modo emancipatorio, anche perché non ha come suo obiettivo quello di, diciamo, eliminare lo sfruttamento sia delle donne che degli uomini della classe oppressa, diciamo, dal capitalismo, ma anzi idealizza un mondo in cui appunto in cui gli uomini e le donne della classe dominante possono sfruttare ugualmente le donne e gli uomini della classe lavoratrice. Quindi non si tratta appunto di eliminare lo sfruttamento, ma semplicemente di dare una pari opportunità di dominio ad entrambi. Inoltre anche il fatto che una donna sia al potere non significa che essa, diciamo, apporterà dei miglioramenti della condizione della donna in generale, ma rappresenta semplicemente una delega della lotta per i propri diritti ad un'altra persona. E quindi questo tipo di femminismo è un femminismo elitario per le donne della classe dominante che non considera che nel capitalismo esistono dei vincoli economici che non fanno accedere molte donne ai loro diritti. Infatti anche i passi che sono stati fatti in avanti dal punto di vista legale, diciamo, hanno un valore relativo se considerati all'interno della nostra società, come per esempio la legalità dell'aborto, naturalmente è fondamentale, ma diciamo, è un diritto elitario se la sanità non è pubblica e se la sanità non è ben organizzata. Così come la parità di salario tra uomo e donna è naturalmente fondamentale, ma se il salario dell'uomo è estremamente basso e quindi anche quello della donna non può, diciamo, essere un obiettivo finale. E infine anche, diciamo, le leggi contro la violenza di genere sono fondamentali, ma fin quando ci saranno appunto delle donne che non potranno denunciare i loro mariti perché sono legate a loro, diciamo, dal punto di vista economico, non potrà essere utilizzato appieno. Infine anche il fatto che in una famiglia lavorino sia l'uomo che la donna è sicuramente importante perché appunto inserisce la donna anche nell'ambito pubblico, però non può essere, diciamo, considerato a prescindere come un'emancipazione. E questo perché bisogna considerare appunto il lavoro di cura, quindi la riproduzione sociale che o rimane all'interno della famiglia e quindi la donna si trova a fare due lavori oppure passa da una donna privilegiata a una donna meno privilegiata che viene molto spesso appunto sottopagata e non è rappresentata da un punto di vista sindacale. Inoltre in questo femminismo c'è anche un'esaltazione della civiltà occidentale che
che porta a pensare che per risolvere il problema, diciamo, dell'emancipazione negli altri paesi del mondo basta mandare dei microcrediti ad alcune di queste donne per appunto emanciparle. Ma da lato appunto noi non abbiamo nessuna prova del miglioramento reale che questi microcrediti possano portare, e dall'altro questi creano semplicemente una dipendenza e quindi anche una schiavitù da parte di queste donne ai loro creditori. Questo ragionamento si basa sull'idea secondo la quale, diciamo, l'arretratezza economica e l'oppressione della donna in queste zone si è legata semplicemente alla mancanza di uno spirito imprenditoriale e creativo, e quindi anche in questo caso l'oppressione di genere non viene inteso come un problema strutturale, ma viene, diciamo, collegato semplicemente a delle scelte individuali prese in maniera sbagliata. Inoltre sappiamo come, per esempio, la Clinton, che comunque è un'altra rappresentante molto importante di questo tipo di femminismo, abbia intrapreso interventi anche militari in altre zone del mondo, soprattutto in paesi islamici, portando anche avanti, diciamo, l'idea del suo, diciamo, progressismo. E quindi magari appunto le stesse donne che si dichiarano femministe e che gioiscono per i loro successi sostengono oppure si disinteressano alle azioni militari in altri paesi in cui non solo avvengono tantissimi stupri, ma appunto sia uomini che donne vengono uccise. E inoltre in tutto questo ragionamento non si tiene conto dello sfruttamento economico che c'è in queste zone, che poi, diciamo, è il reale fattore che non rende possibile un'emancipazione, e appunto non la mancanza di uno spirito imprenditoriale, uno spirito creativo. E infine questo femminismo tende anche a giustificare, ma proprio a, diciamo, a difendere il neoliberismo, difendendolo come il migliore dei sistemi, quindi migliore anche rispetto a quello degli altri paesi, e rendendolo anche una forza, diciamo, progressista. Ma in questo modo, da un lato, ci si dimentica della differenza di genere che ancora oggi c'è, soprattutto per quanto riguarda i lavori di cura e quindi la riproduzione sociale, e dall'altro lato si mette, diciamo, tutte le donne sullo stesso livello, e quindi si tralascia la dimensione di classe e ci si dimentica che c'è una grande differenza tra una donna molto benestante e privilegiata che ha come suo obiettivo quello di liberarsi da una gabbia dorata, è una donna invece lavoratrice oppressa e che deve lavorare ancora di più rispetto a, appunto, un uomo lavoratore. Io sì. Grazie Marina, perfetta nei tempi. Lascio la parola a Pietro Sassi per il secondo intervento, segue dopo Pietro Federica Concia. Aspetta Pietro che ti levo l'audio, ti riattivo l'audio. Ok. Pietro, ti sentiamo male. Io ti sento abbastanza male, sì. Prova ad alzare un po' il volume al massimo, perché ti sentiamo male. Vediamo un attimo. Il volume è male. Prova adesso. Mi senti un po'? Un po' meglio. Magari puoi mettere degli auricolari, non so. No, auricolari, cerco di mettermi più vicino. Alla... Adesso va meglio. Allora, grazie. Massimo, vedo come si è spiegato. Beh, tanto volevo congratularmi per l'eccellente introduzione della compagna Arianna, che mi è piaciuta molto. E poi volevo andare nel dettaglio su una questione particolare, cioè su quella della cosiddetta divisione naturale del lavoro tra uomo e donna. Cioè fondamentalmente una donna... fin dal paleolitico, mamma che era raccoglitrice, mai cacciatrice, ed è una divisione che penso che oggettivamente proietti
un'ombra ideologica di determinismo biologico sulla condizione femminile che è stata molto sfruttata dalla propaganda delle classi dominanti. Ora, penso che questa divisione naturale del lavoro debba essere posta in dubbio, perlomeno nella sua estensione. Engels ne parla pure, però basandosi da buon marxista sui dati che aveva. E i dati che aveva erano quelli di Morgan. Morgan a sua volta fondamentalmente si basava sugli studi fatti sul Brocchesi, che non erano esattamente una popolazione paleolitica. Erano già a contatto con gli europei da oltre due secoli e già prima di questo contatto avevano iniziato un loro sviluppo agricolo, quindi con un embrionale sviluppo della proprietà terriera privata. Ora, è molto difficile ricostruire con esattezza la divisione sociale del lavoro naturale del paleolitico, dato che anche attualmente le ultime tribù di cacciatori e raccoglitori che rimangono vivono praticamente in ristrette enclavi in un ambiente prevalentemente agricolo, attorniate da popolazioni con diverse usanze e anche con una oggettiva penuria di cacciagione che aumenta il peso economico della raccolta rispetto alla caccia. Comunque, nonostante questo, direi che ci sono dei dati storici e archeologici per dubitare di quella che è la ricostruzione dominante, tradizionale, della divisione naturale del lavoro. Ora, senza soffermarci sui vari miti che tutti conoscono delle Amazzoni, delle Valchirie, che non sappiamo bene se siano qualcosa altro che miti, però ci sono delle precise testimonianze storiche al riguardo. Ci sono c'è il Debello Gallico di Cesare, in cui si parla di guerriere tra i Celti, Tacito, uno dei primi, possiamo dire, antropologi della storia, ne parla nel suo libro I Germani, dove descrive scandalizzatissimo il fatto che le donne partecipassero alla guerra, alla caccia e anche alle assemblee dei guerrieri. Questo, secondo Tacito, è testimonianza dalla estrema barbarie di queste società. E poi ci sono tutte le croniche medievali britanniche circa le Scildmaiden vichinghe, delle vere e proprie piratesse armate di professione. Ora, è piuttosto difficile ipotizzare la presenza di queste donne guerriere senza un precedente, lungo precedente storico come cacciatrici. E in tempi recenti, ogni volta che si è scoperta una tomba di una donna armata per la caccia o per la guerra, gli archeologi automaticamente hanno sempre il supposto che fosse appartenuto in realtà queste armi non alla donna, ma a qualche maschio, che per qualche motivo strano era finito nel tombo della donna. Ora, gli ultimi ritrovamenti archeologici tendono ad escludere, almeno in casi particolari, questa possibilità, e dopo posterò anche il link di un articolo. E se si dovesse rivedere alla luce di questi vari ritrovamenti archeologici, risulterebbe che in realtà nel paleolitico il 30-35% dei cacciatori fosse femmina. Ora, di fronte a questo sono state usate anche delle argomentazioni
diciamo così, logiche per supporre la cosiddetta divisione naturale del lavoro. L'argomentazione più comune è quella, e anche la più facilmente contestabile direi, è quella basata sul fatto che sarebbe difficile portarsi un bimbo in grembo quando si va a caccia, un neonato in braccio per allattarlo. Ora, nell'organizzazione comunistica tribale, la cura degli infanti non è individuale, è cura di tutta la comunità, e questo è anche confermato nelle comunità tribali. Un secondo argomento un po' più sofisticato, Harris, in base ad un vantaggio genetico, biologico, dell'uomo sulla donna del 5% nella resistenza e nel 10% sulla forza. Questo vantaggio è estrapolato dal risultato degli sport olimpici nell'atletica leggera, dove si suppone una parità di allenamento. Ora però si tratta di dati che sono medi, diciamo che in media abbiamo questo. Questo lascia però uno spazio molto largo a una fetta di popolazione femminile con attitudini genetiche alla caccia uguali o superiori a quelle maschili. E da questo punto di vista il dato del 30-35% diventa quindi piuttosto plausibile. Per cui, in corrispondenza della proprietà privata, che è il motore fondamentale dello sviluppo del patriarcato, quello che si può supporre porti la donna a lasciare la caccia e alla fine anche la guerra sono necessità di tipo riproduttivo. Con la proprietà privata agricola diventa sempre un fattore più importante la riproduzione, la possibilità di lasciare in eredità e di far lavorare a una prole numerosa i campi. È ancora recente l'esperienza storica delle sterminate famiglie di certi contadini. Questo penso sia presumibile il fattore principale che relegarono la donna al lavoro domestico e alla raccolta, per preservarla per i rischi della caccia, conseguenze e anche proiezioni ideologiche che penso vadano piuttosto al di là di quella che fu inizialmente la realtà storica. Di una donna in cui a tutti gli effetti divideva il lavoro plausibilmente da tutti i punti di vista con gli uomini. Ho finito. Grazie Pietro, anche tu nei tempi. Lascio la parola a Federica Concia per il prossimo intervento. Perfetto, okay, prova. Sono, sì. Ok, grazie. Grazie. Sì, allora volevo partire dal fatto che l'ideale di famiglia che ancora ci viene proposto, che ancora viene propagandato, di fatto è un ideale. È un ideale a cui non risponde nemmeno la stessa borghesia che ce lo propone, e che il superamento di quel modello sia necessario lo dimostrano più fattori. Da un lato c'è da dire che la famiglia tradizionale viene già messa in discussione da diverse forme di rapporti di coppia, familiari, che in qualche modo indicano un bisogno forte di rifondare quei rapporti, cioè di renderli veramente autentici, ecco. E dall'altro rimane in larghi strati della società una vita familiare ancora gretta, oppressiva,
se non effettivamente drammatica. E per noi basta veramente una chiacchierata con un adolescente per renderci conto che il rapporto genitori-figli è un rapporto tutt'altro che armonioso, così come i dati drammatici che sono emersi rispetto alle uccisioni, maltrattamenti di donne da parte dei loro mariti sono probabilmente già un indicatore sufficiente dello stato in cui versano i rapporti familiari. Arianna lo diceva, il merito dell'analisi marxista è aver fornito dell'istituzione della famiglia un'analisi che appunto non la pone come un concetto, né si limita a registrare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo, ma di dimostrare come quei cambiamenti dipendano da mutamenti più generali avvenuti nelle condizioni materiali di esistenza degli uomini e quindi come la della famiglia attuale che noi conosciamo risponda a dei cambiamenti avvenuti soprattutto nel modo in cui gli uomini siamo cambiare faccia, ci organizziamo e viviamo in società. E quel passaggio fondamentale che Engels individua nel determinare appunto le condizioni di oppressione della donna è proprio quello che indica nel lavoro compiuto dall'uomo il lavoro produttivo. Appunto che lo ha reso fonte di guadagno, ha modificato tutto l'assetto sociale perché fondamentalmente ha diviso gli uomini sulla base del lavoro che compiono, sulla base di quel che si ottiene dal prodotto del loro lavoro e quindi tutta la società con la comparsa della proprietà privata si è organizzata per soddisfare proprio il bisogno di accrescere la ricchezza ricavata dal lavoro e quindi in questo senso possiamo dire che la divisione sociale del lavoro è il fondamento su cui si organizza complessivamente la vita degli uomini e così rimane ancora oggi. E un passaggio fondamentale è che gli uomini erano organizzati non in singole famiglie per soddisfare i loro bisogni, appunto in gruppi più larghi e la divisione più elementare dei compiti non creava gerarchie, quindi l'uomo e la donna rispondevano a quei bisogni insieme senza che il lavoro di uno fosse considerato superiore rispetto al lavoro dell'altro. E probabilmente appunto il lavoro fondamentale va comunque riferito alla gestione della casa, dei figli per quel che riguarda la donna, ma appunto era un lavoro prioritario quanto tutti gli altri. E l'aumento quindi della ricchezza generato dallo sviluppo delle capacità produttive ha sconvolto le priorità. Quindi prioritario è diventato il lavoro produttivo perché genera ricchezza e il lavoro dentro casa in quanto improduttivo non lo è. E quindi il gruppo familiare allargato all'interno del quale ci si divideva i compiti e che funzionava anche come organismo politico si è ridimensionato man mano che è stato svuotato delle sue funzioni trasferite fuori casa. Ora il prodotto fondamentale è che il lavoro della donna è diventato un lavoro privato e il lavoro dell'uomo un lavoro sociale e quindi in qualche modo questo gli ha dato un vantaggio, l'ha reso padrone anche dentro casa. Il problema è che noi non ci siamo fermati a quel passaggio. Se è vero in generale che ogni progresso sociale da quando la società è divisa in classi è sempre stato appannaggio di una minoranza, questo è ancora più vero per quel che riguarda le donne. Lo sviluppo capitalistico è arrivato al punto da poter soddisfare gran parte dei bisogni degli uomini e questo è vero sul piano alimentare, sul piano sanitario, educativo. Eppure questo soddisfacimento non avviene, e fondamentalmente perché i beni non vengono prodotti per il loro utilizzo, ma anzitutto per la loro vendita, e quindi tutta la produzione è orientata al guadagno. Quindi noi ci troviamo di fronte al paradosso che produciamo tutto quello di cui possiamo produrre, tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma non lo otteniamo che a costo di fatiche o non lo otteniamo affatto. E la società, il corpo sociale è esaltato quando si tratta appunto magari di spingere tutti a lavorare per non far arrestare l'economia, ma poi i singoli membri devono un po' sbrigarsela da soli per quel che riguarda i propri bisogni essenziali. Quindi il lavoro privato della donna, quello che è dedicato appunto all'allevamento dei figli, alla cucina, alla pulizia domestica e tutto il resto, è bene che rimanga privato dentro questo sistema, perché delegarlo alla famiglia significa appunto non sprecare risorse che invece vanno dirottate lì dove possono generare profitto. E la donna è stata fissata in quel ruolo e lì si prova, quel ruolo si prova a proporre ancora oggi come esclusivamente suo, provando ad imbellirlo in mille modi, appunto presentandoci ancora le gioie della maternità.
Allo stesso tempo però la donna è stata inserita nel mondo del lavoro, però questo fatto è avvenuto a una condizione, cioè che quel lavoro fuori casa venisse comunque considerato subordinato a quello dentro le mura domestiche. E così il ruolo della donna nel processo produttivo, nonostante sia la norma, è comunque considerato un'eccezione, una deroga al suo ruolo fondamentale di mamma e di addetta alle faccende domestiche, ai compiti domestici. E questo giustifica il trattamento diverso a cui è sottoposta in termini di maggiore possibilità di licenziamento, di paghe più basse e così via. Questo fa sì che l'uomo le sia ancora superiore economicamente, e già di per sé questo gli dà una posizione ancora di forza dentro casa, ma allo stesso tempo rende fittizio qualunque discorso su un rapporto basato sul libero consenso, nella misura in cui per la donna ancora allontanarsi dal mondo significa condurre efficacemente dell'educazione, della cura dei bambini come dovrebbe, la donna è costretta a un ricatto che Engels evidenziava quasi 140 anni fa e che è incredibilmente vero ancora oggi. Cioè diceva, se la donna dà la propria attività al servizio privato della famiglia, rimane esclusa dal lavoro sociale e non guadagna, se al contrario prende parte all'industria pubblica e guadagna per proprio conto, non è in condizione di compiere i suoi doveri in famiglia. E questo, se è valido sempre, è valido ancora di più nei momenti di crisi, come ha dimostrato l'ultimo anno in cui le donne hanno dovuto rinunciare in grossa parte al lavoro proprio per gestire l'educazione e la cura dei figli abbandonati per la chiusura delle scuole senza validi supporti. E l'orrore di questo sistema sta nel disinteressarsi del carico di lavoro che grava sulla donna e quindi in qualche modo uscire fuori da quello che succede dentro casa, salvo poi dettar legge su quale deve essere il modello familiare, su quale deve essere la morale sessuale, dire alle donne cosa fare del proprio corpo, come avviene nel caso degli ostacoli imposti al diritto di aborto e così via. Sta nel fatto di parlare di giovani solo come investimenti produttivi, come leggiamo sui giornali, in particolare nelle ultime settimane, e quindi curarsi dell'educazione dei giovani solo se questa facilita il loro ingresso nel mercato del lavoro come manodopera flessibile e asservita. Sta nel fatto di aver raggiunto un grado di sviluppo che permetterebbe di gestire tutti quei lavori che gravano sulla donna, con asili nido pubblici, con scuole pubbliche, mense pubbliche, servizi di assistenza agli anziani efficienti, e di venir meno a questi compiti in virtù della logica del profitto. E le lotte però degli ultimi anni, anche l'apertura che dimostrano in particolare i giovani rispetto proprio a che tipo di rapporti affettivi si dovrebbero stabilire, dimostra che c'è una volontà di rifondare quei rapporti e di liberarli da condizionamenti e costrizioni. Quindi per noi il passo successivo è creare le condizioni affinché ciò avvenga e quindi lavorare per un sistema che risponda davvero ai bisogni degli uomini e quindi in qualche modo che si occupi di fornire quello di cui hanno bisogno, superando anche la contrapposizione tra famiglia e società che esiste, cioè tra una società che abbandona gli uomini e una famiglia poi che dovrebbe sopperire a quell'abbandono e che tra l'altro non riesce a farlo, e quindi permettere alla donna di emanciparsi economicamente e quindi anche poi socialmente, politicamente, e quindi questa per noi è la strada di liberare la donna, l'uomo e il loro rapporto. E io ho finito. Okay. Grazie Federica. Lascio adesso la parola a Vincenzo Senza Tela per il prossimo intervento. Dopo Vincenzo si prepara Daniele Argenio. Vincenzo, ok. Eccomi. Oddio. Ciao. Anche il video, eccomi. Ok, perfetto, grazie. Engels, per fare il suo studio, si basò sul lavoro di uno dei primi etnologi. Probabilmente il primo etnologo, anzi sicuramente il primo etnologo moderno, Morgan. Morgan in realtà era un mercante che commerciava con la tribù degli Irochesi, stando molto a contatto con questa tribù indiana che non era ancora stata spazzata via, non era ancora stata assorbita
dalla società americana, ebbe modo di studiare le sue strutture familiari, scoprì tutta una serie di peculiarità e di stranezze nei loro rapporti parentali, che gli permisero, facendo alcune comparazioni con i primi studi che si facevano con altre tribù nel mondo, di capire che la famiglia appunto non è un'entità fissa, che ha una sua evoluzione. Ma la cosa che contraddistingue Morgan rispetto agli altri studiosi, tra virgolette, etnologi ante litteram precedenti, è che lui appunto ha un approccio sostanzialmente materialista, non arriva lì con preconcetti da borghese molto disincantato, spirito che poi la borghesia, in realtà già nell'Ottocento, una volta diventata classe dominante, non avendo più interesse avendo più interesse a nascondere quella che era la natura di classe dell'oppressione, della diversa tipo di oppressione rispetto a quella feudale a cui aveva dato origine, non aveva più interesse a mettere in luce i rapporti reali che esistevano tra le persone. Morgan in questo non risente ancora di questo. Quello che però Engels e Marx ravvedono questa grandezza di Morgan, giustamente si basano sul suo lavoro per portare avanti, per inquadrare, diciamo, la loro visione dello sviluppo della società prima della civiltà. Quello che però avviene è che, un po' come quando Marx si è impossessato della scienza economica borghese, i borghesi scaricarono tutta la scienza economica che avevano fatto le classica per sviluppare una scienza borghese soggettivista, sostanzialmente il neoclassicismo. Allo stesso modo, anche nello studio dell'antropologia, dell'etnografia, la corrente materialista non è che scomparve completamente, studi su quel filone lì sono continuati, ma sono diventati minoritari. Di sicuro all'interno dell'Accademia ha prevalso in seguito un approccio soggettivista. Noi non è che siamo rimasti fermi a Engels, nell'ultimo secolo. Noi quello che salviamo di quell'approccio lì è la visione generale, che al di là di alcuni particolari che sono da rivedere, sicuramente inquadra bene lo sviluppo della famiglia e della società umana. Il problema è che appunto, avendo la scienza antropologica, diventa quella linea di approccio lì non è stata nell'ultimo secolo sicuramente portata, indagata a fondo come avrebbe dovuto. Tuttavia, lo sviluppo della genetica ha permesso di fare alcuni studi molto recenti degli ultimi 10 anni, che quindi da un punto di vista completamente estraneo a quello antropologico classico hanno
che confermano in maniera, si incastrano più che si incastrano bene con appunto la teoria di Engels sull'origine dell'oppressione femminile. Sostanzialmente si sapeva da tempo che il cromosoma Y è un cromosoma particolare perché è un cromosoma singolo, e quindi non avendo una copia di salvezza, diciamo come tutti gli altri cromosomi, lentamente tende a perdere tutti i danni, gli errori che si hanno nella codifica, si accumulano nel tempo e portano a una perdita di differenza genetica all'interno della specie umana. Quindi è un cromosoma che tende a impoverirsi, a rimpicciolirsi. Si sapeva appunto che il cromosoma Y ha una bassissima differenza genetica. Nelle prossime migliaia di anni, se sopravviveremo come specie, dovremo sicuramente intervenire a livello genetico per ovviare a questo problema. Non si sapeva perché era avvenuto questo. Di solito questo avviene quando la popolazione umana si riduce moltissimo, si riduce a pochi individui, quindi tutti i discendenti di questi individui condividono lo stesso cromosoma Y. La cosa strana è che non c'è una analoga povertà genetica, per esempio nel DNA mitocondriale, che viene passato invece per linea femminile, la quale mostra una variabilità genetica molto più grande. Quindi è come se solo la popolazione maschile si fosse, a un certo punto nella storia, si fosse ridotta moltissimo. Si è scoperto nel 2015, grazie a nuove tecniche, che questo impoverimento genetico è avvenuto circa 10.000 anni fa. Quindi è un evento molto, molto recente. E nel 2018 uno studio, facendo uso di simulazioni, sostanzialmente è riuscito a venire, ha proposto un meccanismo attraverso cui sarebbe avvenuto questo impoverimento genetico. Questo impoverimento genetico è tale come se in quel periodo lì, per circa 2.000 anni, attorno ai 10.000 anni fa, addirittura un solo uomo ogni 17 si sarebbe riuscito a riprodurre. E questo impoverimento ha come epicentro la zona tra Medio Oriente e Asia centrale, e poi si è esteso all'Europa, all'Asia e all'Africa. Questo impoverimento genetico appunto è massimo proprio nella zona tra Medio Oriente e Asia centrale. E le simulazioni mostrano che questa cosa qui è legata sostanzialmente allo sviluppo dei clan patriarcali, nei quali sostanzialmente solo pochi individui avevano la possibilità di sposarsi e quindi di riprodursi, ma che addirittura in guerra con altri clan patriarcali uccidevano tutti i maschi e si impossessavano delle donne. Ora, questo cambiamento qui è avvenuto appunto a una durata e un'origine ben precisa nella storia, vuol dire che non esisteva precedentemente, e in effetti questa cosa qui si incastra perfettamente con la teoria secondo cui con lo sviluppo della pastorizia e dell'agricoltura sia avvenuta una trasformazione nella forma familiare delle tribù dell'epoca, che ha visto passare appunto la trasformazione del matriarcato in patriarcato. E qui chiudo, sono arrivato al punto.
Grazie Vincenzo. Lascio la parola a Daniele Argenio per il prossimo intervento e si prepara poi Matilde Porcari. E... ti attivo l'audio. Ok. Perfetto. Perfetto, grazie mille. No, ringrazio assolutamente i compagni per chi è intervenuto prima di me. Io sono Argenio, sono militante romano di Sinistra Classe Rivoluzione. E mi fece piacere dare un contributo a questa discussione provando a entrare anche un po' nel dibattito che si è sviluppato a livello nazionale e internazionale sulle teorie di Engels, sia diciamo a livello accademico e quindi sull'influsso scientifico dell'elaborazione di Engels in origine della famiglia, sia nel movimento che rivendica la questione di genere e il miglioramento delle condizioni di vita della donna. Una delle critiche, diciamo, più sovente si fa a Engels, che un po' poi è stata citata da Arianna e ha attraversato anche gli interventi, parte anche, diciamo, da il momento storico in cui Engels scrive, cioè un testo dell'Ottocento, e le sue fonti, diciamo, dal punto di vista antropologico, storico, che appunto poi sono i testi di Morgan e comunque il dibattito scientifico dell'epoca. Sessivamente è giusto contestualizzare un testo nel momento in cui è stato prodotto, bisogna anche poi essere in grado di tipo di critica viene posta ad Engels, in particolare rispetto al ruolo della donna nell'evoluzione della società umana, come viene presentato nel testo, e poi l'idea che secondo me per noi resta centrale, che è il nucleo del pensiero di Engels, che è l'ipotesi che con la condivisione dei beni nasce la società di vita in classi, nasce la divisione del lavoro fra l'uomo e la donna, e da cui poi si sviluppa l'oppressione di genere. E io penso che noi tuttora si possa dire che questo nucleo teorico non è smentito da nessuno studio scientifico. Anzi, ci sono diversi elementi poi sviluppati negli anni che sostengono questa tesi. Innanzitutto, secondo me, un disclaimer molto importante da fare è che l'antropologia, come materia accademica, studia società e culture di interesse etnologico nel mondo contemporaneo, non nella preistoria. Una distinzione che è acquisita tra numerosi stessi antropologi. Quindi non si possono stabilire verità storiche risalenti a decine di migliaia di anni fa semplicemente studiando società e culture contemporanee. Come afferma Marx ed Engels, la storia è caratterizzata dal lento accumulo di forze che si alternano al rapido sviluppo degli eventi. Lo stesso sviluppo delle società umane è preceduto nella storia con balzi e periodi di relativa stasi, e nessun gruppo umano è rimasto sempre uguale a se stesso nel tempo. Per questo non si può pensare che una società polinesiana viva oggi nello stesso identico modo di 30.000 anni fa. Tutti si trasformano nel tempo e nessuno oggi vive come nel Neolitico, e nessun gruppo sociale, questo è evidente. E quindi è anche molto importante, quando cerchiamo di riflettere su dei dati significativi del sviluppo della società umana, fare riferimento a studi come quelli di paleontologi e di archeologi, più che cercare conferme in società contemporanee. E l'insieme di questi studi non dimostrano l'esistenza dell'oppressione di genere nella società dei cacciatori raccoglitori, che confermando l'analisi di Engels noi possiamo descrivere come società fondamentalmente egualitarie. La società divisa in classi, che comprende l'oppressione della donna, si sviluppa dopo la rivoluzione agricola o neolitica, come viene definita a livello accademico, anche se poi un ruolo importante lo svolge anche l'introduzione dell'allevamento, come diceva Arianna, e questo si stima sia avvenuto circa 13.000 anni fa. Proprio la rivoluzione agricola, nel cambiamento dei rapporti di produzione e nella struttura di questi rapporti, ha portato alla nascita della proprietà privata, proprio come confermando la tesi di Engels. Tutto sviluppa una nuova tipologia di organizzazione familiare basata su queste nuove forme di produzione, sottolineando che chiaramente la nascita della società divisa in classi pone diversi ruoli per la donna secondo la classe sociale vediamo che era una donna libera e anche in rapporti familiari diversi rispetto a una libera. Questo non vuol dire solamente che c'è l'uguaglianza tra uomini e donne diciamo fra gli schiavi, ma sicuramente c'erano tipi di rapporti familiari diversi, rapporti diversi con la prole
eccetera, eccetera. E quindi la discriminante di classe si innescava sin da allora, la nascita del studio di design classe, nella diciamo differenza di genere. Da qui penso anche una riflessione all'approccio che si debba avere rispetto a testi diciamo classici come l'origine della famiglia e a tutti i classici del marxismo. Per noi, noi li affrontiamo non come bibbie, come testi sacri, portatori della verità, da studiare rigo per rigo e confermare rigo per rigo, ma per noi è importante comprendere il metodo e una serie di concetti fondamentali, come quello che dicevo prima, che noi proviamo a applicare alla nostra analisi politica. E chiudo con una riflessione che volevo fare su un altro tema che secondo me si collega strettamente a quello che ho appena cercato di proporre, che è la questione della divisione del lavoro, come viene presentata in potenza di divisione del lavoro uomo e donna sia nelle società anche nelle società di caccia e raccolta, nel cosiddetto comunismo primitivo. Sicuramente questa è una questione molto complessa da affrontare perché come potete immaginare evidenze scientifiche di società che risalgono a più di 15.000 anni fa sono molto difficili da costruire solo su principalmente su fonti di carattere archeologico, su resti archeologici. Noi nei dati che abbiamo in possesso possiamo sicuramente ragionare sul fatto che sia comunque una situazione completamente diversa rispetto a società più vicine a noi, pensiamo al ruolo della donna per esempio nell'età antica piuttosto nel medioevo eccetera eccetera, e sono evidentemente situazioni sociali e storiche completamente differenti. Altresì per noi non è fondamentale riscontrare una cosa sicuramente possibile, cioè che settori di donne potevano essere coinvolti in tipi di lavoro come la caccia o tipi di lavoro come alcuni aspetti della raccolta o come alcuni aspetti della cura della famiglia, come precisamente questa cosa si divideva fra uomini e donne. Dicevo prima, per noi è altro il concetto fondamentale di quel passaggio. Altresì, per esempio, si può ragionare del fatto che forme di divisione del lavoro sono state riscontrate in tutti i gruppi sociali umani e non solo, anche per esempio fra alcune forme molto organizzate di colonie di scimpanzé, pensiamo ai bonobo che sono i più studiati e forse i più famosi soprattutto a livello diciamo generale, esistono forme di divisione del lavoro, alcuni fanno alcuni aspetti di caccia, altri fanno altri, scimpanzé maschi e scimpanzé femmine fanno tipo, a volte i lavori differenti secondo la singola colonia e secondo il singolo esemplare, e quindi per esempio questa cosa può influenzare anche i primi gruppi di Homo sapiens, e quindi su questa divisione, questione della divisione del lavoro, per me è molto importante concentrarsi su il fondamentale, il momento, differenze biologiche piuttosto le differenze del singolo sviluppo di singoli gruppi sociali in una storia di decine di migliaia di anni di sviluppo delle società di caccia e raccolta inevitabilmente può aver portato a differenziazioni e momenti diversi e divisioni diverse del lavoro nei singoli gruppi, nelle singole comunità, contestando comunque che per noi resta il centro da difendere e centrale della elaborazione di Engels, resta questa, la questione della società di design classi come nascita dell'oppressione di genere come la conosciamo oggi. Perché? Perché per noi questo politico è un dato che ci porta a argomentare la necessità di trasformare la società come punto, come momento per avviare un processo che porti all'emancipazione della donna, cambiare la nostra società, abbattere la divisione in classe della società, emancipare i giovani, i lavoratori dallo sfruttamento, dall'oppressione di classe, come momento fondamentale per il riscatto della donna, per avviare un processo di trasformazione del ruolo della donna nella società, per avviare un nuovo protagonismo delle donne nella società umana. Grazie. Grazie Daniele. Lascio la parola a Matilde Porcari e si prepara Rossana Burgio. Ok, mi sentite, compagni, mi vedete? Sì, perfettamente.
Ok, allora innanzitutto ringrazio Arianna per l'introduzione e i compagni per gli interventi. L'origine della famiglia di Engels è per noi il testo teorico di riferimento per affrontare il tema dell'oppressione di genere e il suo legame con la nascita della proprietà privata e della divisione in classi della società, ovvero quegli elementi in cui Engels ravvisa il punto di partenza di un sistema di oppressione funzionale ad un'organizzazione del lavoro mutata e quindi radicato nei processi materiali di trasformazione che hanno attraversato le società umane, arrivando sotto il capitalismo a rafforzarsi e a stratificarsi poi nella società. Con il mio intervento vorrei approfondire le critiche mosse a questo testo da parte delle teoriche dei movimenti femministi della seconda ondata in particolare e spiegare perché riteniamo queste critiche infondate da un punto di vista teorico e in ultima analisi controproducenti poi sul piano pratico e concreto della lotta. Negli anni 60 e 70 si sono sviluppati nei college statunitensi i movimenti per i diritti civili. In questo contesto di agitazione prendono spazio anche i movimenti femministi. In un ambito in cui le attiviste si ritrovano a scontrarsi e a fare conti con un maschilismo diffuso e radicato all'interno delle istituzioni, si vengono ad affermare rapidamente teorie divisive. Queste femministe in prima istanza rifiutavano le rivendicazioni di uguaglianza tra i sessi che avevano caratterizzato i movimenti del primo femminismo, particolarmente il femminismo borghese, che chiedeva l'applicazione di quell'uguaglianza formalmente sancita dalla Rivoluzione francese, ma che restava di fatto appannaggio maschile, quindi si chiedeva il diritto di voto, allo studio, al lavoro, eccetera. Uguaglianza questa letta dalle nuove femministe come una forma di assoggettamento al modello maschile, in favore invece di un'esaltazione della differenza tra uomo e donna che fa leva sull'assunto che il patriarcato sia sempre esistito e che abbia alla base delle ragioni biologiche e sia quindi antecedente al capitalismo e sia primaria fonte di oppressione che genera tutte le altre. Avviene quindi un rovesciamento di quello che sostiene la teoria marxista, di quello che sostiene Engels. Ponendo la genesi dell'oppressione nel patriarcato piuttosto che nella divisione in classi della società e nella nascita della proprietà privata, la conseguenza è quindi lo sviluppo di teorie divisive che non riescono poi nella pratica a mettere in atto un cambiamento nella società in generale. Postulando che il patriarcato sia sempre esistito e quindi sia storico, dimenticano che il fondamento dell'oppressione nelle sue varie forme e complesse articolazioni, specialmente nella società contemporanea, sta nei fattori materiali dello sviluppo della società, che come già i compagni bene descrivevano, all'incirca dalla rivoluzione agricola, comincia lentamente ma inesorabilmente a articolarsi e a gerarchizzarsi. Per difendere le ricchezze accumulate nella forma della proprietà privata, quindi mutando poi radicalmente i rapporti tra i sessi e la struttura stessa della famiglia come nucleo elementare della società, fino ad arrivare con il capitalismo alla definitiva saldatura tra la proprietà privata e il patriarcato come forma strumentale al mantenimento dello statu quo, così come strumentale è la divisione della classe lavoratrice su base etnica, religiosa, di orientamento e identità sessuale. Questa impostazione teorica ha prodotto anche un altro assunto che ha una grande influenza anche sul femminismo contemporaneo, ovvero la necessità di tenere insieme politica e soggettività, producendo sul piano pratico un approccio soggettivistico per il quale in prima istanza il cambiamento da perseguire è quello su se stessi e sui rapporti con le altre soggettività. Le condizioni quindi materiali e l'approccio materialista in se stesso scompare completamente, come se fosse possibile raggiungere un cambiamento più generale della società tutta semplicemente cambiando se stessi, emancipandosi in termini culturali, sessuali, dei ruoli sociali, piuttosto che criticando e attaccando le cause materiali alla base dell'oppressione, che si articolano poi nelle varie superstrutture, nella società, nella cultura. Il femminismo americano della seconda ondata è stato particolarmente rappresentato dal saggio Sisterhood is Powerful della poetessa e attivista Robin Morgan, che proponeva un modello di sorellanza che vedeva tutte le donne unite nella lotta contro l'oppressore maschio. Non è un caso, e penso sia giusto sottolinearlo, che questo tipo di impostazione nasce e si sviluppa nell'ambito dei college, quindi in un ambito comunque di una media piccola borghesia che poca conoscenza aveva anche delle condizioni di vita delle donne lavoratrici.
Non è nemmeno un caso che prime critiche verso questa impostazione vengano proprio dalle donne militanti dei movimenti afroamericani e delle donne militanti dei movimenti operai, che con tutte le contraddizioni del caso comunque che hanno attraversato anche questi movimenti, si ponevano da un punto di vista di classe, quindi rifiutavano questo concetto di sorellanza che vedeva le donne unite contro gli uomini. Il femminismo che si sviluppa nei college statunitensi influisce fortemente anche su quello francese, dove si fonde anche con un approccio prettamente psicanalitico e influenza anche qui il femminismo italiano. Le femministe di questi paesi si sono anche trovate a fare i conti con i partiti comunisti dei rispettivi paesi, che sulla linea stalinista avevano assunto anche posizioni conservatrici nei confronti delle donne. Lo stalinismo ha fatto su posizioni arretrate i partiti comunisti, a differenza di come era stato nei primi anni della rivoluzione d'ottobre con i bolscevichi. In Francia si svilupparono si svilupparono diverse correnti del femminismo. Una di queste attingeva in particolare alla psicanalisi e arrivava ad elaborare di fatto una posizione assolutamente separatista, basata sulle caratteristiche sessuali che differenziano gli uomini dalle donne. Queste femministe rifiutavano ogni forma di collaborazione sia con gli uomini ma anche con i movimenti misti. E accusavano anche i movimenti femministi stessi di voler mettere le donne sullo stesso piano degli uomini, piuttosto che mettere in discussione il potere patriarcale. Vi fu poi anche la tendenza del femminismo materialista, di cui già Arianna parlava nell'introduzione, rappresentata in particolare da Christine Delphi, che vedevano, anche queste femministe vedevano nel patriarcato l'origine delle oppressioni. Il femminismo materialista, così come quello operaista italiano, hanno avuto il merito di indagare le cause dello sfruttamento e di in un qualche modo mettere in luce degli aspetti specifici. Entrambe ritengono che il lavoro di produzione della donna sia lavoro produttivo e criticano Marx perché non lo considera tale. Teorizzano quindi un modello di produzione domestico che viene sfruttato dal sistema patriarcale, che è visto di fatto come un sistema parallelo a quello capitalistico. Quindi mutuano dal marxismo, no, il concetto di classe e sostengono che le donne, in virtù della loro specifica oppressione, siano una classe a sé, antagonista a quella maschile. Un testo molto rappresentativo della teoria del femminismo italiano è Sputiamo su Hegel, di Carla Lonzi, teorica italiana della teoria dei due sistemi. Questo testo rappresenta un rifiuto totale di tutta l'impostazione marxista. Carla Lonzi dichiara di averlo scritto perché, e cito, ero rimasta molto turbata constatando che quasi la totalità delle femministe italiane dava più credito alla lotta di classe che alla loro stessa oppressione. In questo testo Carla Lonzi critica Marx, critica Engels, critica Lenin, tacciati di essere essi stessi portatori di una cultura patriarcale e sessista, e di fatto i precursori della politica conservatrice dei partiti comunisti stalinizzati. Nulla di più falso. Tutto è frutto del suo tempo, ovviamente, lo diceva prima anche il compagno Angelo. Lenin e Trotsky durante la rivoluzione bolscevica dimostrarono in maniera lampante nei fatti oltre che nelle parole quanto ritenessero cruciale la questione femminile. Non mi dilungo su questo perché ci sarà un altro intervento che approfondirà questo tema, ma la critica secondo la quale il marxismo non si interessa della specificità delle questioni femminili è negato dai fatti, fondamentalmente. Il punto cruciale della critica che le femministe muovono ad Engels, pure quelle che si richiamano al marxismo, o comunque dicono di richiamarsi al marxismo, è ritenere una forzatura l'affermazione per cui l'avvento del capitalismo rappresenta la sconfitta storica delle donne, sta quindi alla base dell'oppressione. Questo per loro significa negare la differenza biologica e psicologica tra uomo e donne, quindi sostenere che questa oppressione sia di fatto secondaria a quella di classe. Sostengono che non bisogna gerarchizzare le varie forme di oppressione, eppure con il primato del patriarcato sulla proprietà privata fanno esattamente quello che a torto criticano i marxisti. I marxisti non vogliono appiattire la questione di genere su quella di classe. Ne riconosciamo le specificità, come riconosciamo la specificità di altre forme di oppressione. Se non ci definiamo femministi, ma ci definiamo marxisti, è perché la lotta per la liberazione delle donne dall'oppressione, sia quella che vivono come lavoratrici, che quella che vivono come donne, o come sottoproletarie, come nere, come lesbiche, è per noi una parte integrante di una più ampia lotta di liberazione dell'umanità, tutta da ogni forma di oppressione.
Ma questo lo si può ottenere solo avendo chiaro qual è la causa elementare primaria dell'oppressione, quindi unendosi in una lotta che abbracci tutti gli oppressi. Il marxismo ci fornisce gli strumenti teorici per raggiungere questo obiettivo. Per questo difendiamo ancora oggi l'origine della famiglia di Engels e il metodo marxista. E con questo concludo perché ho ormai finito il mio tempo. Grazie compagni. Grazie Matilde. Prima di lasciare la parola a Rossana Burgio, invito, visto che c'è tempo per la discussione, anche a porre delle domande, porre delle questioni, o oltre che poter intervenire rispetto al dibattito che stiamo facendo. Lascio la parola a Rossana Burgio per il prossimo intervento. Si prepara poi Rosalia Donnici. Sì, mi sentite intorno alla sezione sì, di okay. Finora a partire appunto dalla critica del femminismo, in particolare quello borghese. Difatti, appunto, intorno quella che è la lotta per appunto la questione femminile e la rivendicazione appunto dei diritti della donna, dalla questione appunto dei diritti dei lavoratori e dei proletari, quindi in ultima analisi dalla lotta di classe, vuol dire appunto isolare quello che è appunto il potenziale rivoluzionario delle donne appunto all'interno di questa lotta. Questo appunto e quindi diciamo indirizzarla verso la giusta direzione, che è appunto quella della lotta di classe, è appunto la tecnica appunto finale per ottenere appunto delle vittorie che appunto risultino anche più durature e non attaccate anche dalla classe dirigente. Questo si vede appunto in particolare all'interno appunto della Russia rivoluzionaria, in cui appunto grazie alle elaborazioni della teorica del partito bolscevico, che aveva sviluppato verso le donne un lavoro appunto un lavoro teorico appunto importante, in cui le metteva al primo piano appunto nella lotta e le coinvolgeva appunto all'interno della lotta proletaria, si vede appunto come le donne ottennero diritti importanti che poi sconvolsero la società appunto della Russia e cancellarono quella che era stata appunto la Russia zarista. Venne introdotto l'aborto, appunto la pari dignità nei confronti dell'uomo e delle donne, il diritto di voto e la libertà, in ultima analisi appunto dalla prigionia domestica. Engels appunto notava come la causa principale della subordinazione femminile andava cercata appunto nella privatizzazione del lavoro domestico, che non era appunto considerato come una merce di scambio. La Russia rivoluzionaria, per i rivoluzionari appunto non era diversa. Non c'erano ancora le tecnologie di supporto e il lavoro appunto il lavoro domestico era tutto appunto a carico delle donne, che venivano appunto fortemente gravate dalla situazione. E quindi specie appunto nella Russia pre-rivoluzionaria, oltre appunto allo sfruttamento domestico, appunto risentivano appunto dello sfruttamento come lavoratrici e come proletarie. Questo perché appunto l'oppressione femminile è legata non a conflitti che sono culturali o ideali, ma a quelli che sono conflitti appunto economici. Il capitalismo è appunto la struttura perfetta per lo sfruttamento e per le discriminazioni sia fra i sessi che tra tutti i proletari, sia appunto per discriminazioni che sono di genere, di orientamento sessuale, di denaro, eccetera. E in particolare appunto non anche tra le donne stesse, se esistono appunto dei conflitti di tipo economico, non si può andare verso appunto una vittoria collettiva. Questo si vede appunto quando c'è stato appunto il problema del diritto di voto, in cui appunto le femministe appunto proponevano nel 1905 sia una lega per l'uguaglianza, che alla fine proponeva appunto un'armonia fra padrone e dipendenti purché di sesso femminile, e questo appunto dimostra come gli interessi appunto di classe siano più forti degli interessi di genere, e questo portò proprio a un punto di rottura al primo convegno femminile di Pietroburgo, in cui appunto le proprietarie decisero di abbandonare la lotta del femminismo borghese, sostenendo appunto l'interpretazione marxista della questione femminile, concentrandosi su quelli che erano i veri problemi della donna lavoratrice. Certamente appunto dalla fine appunto del periodo zarista fino appunto al periodo della rivoluzione,
c'è stata appunto una progressiva politicizzazione da parte delle donne. In particolare appunto iniziò appunto col circolo Joukowsky nel 1870 che portava appunto una maggiore alfabetizzazione e una maggiore appunto politicizzazione delle masse. E poi nel 1907 nacque una vera campagna di propaganda grazie appunto ad un lavoro appunto nei luoghi di lavoro. In particolare poi con l'associazione di mutua assistenza delle lavoratrici si voleva appunto diffondere il socialismo fra i proletari che non erano appunto solo donne, ma quindi fra tutti sia di sesso maschile che femminile, attrarre quelle che erano rimaste appunto le lavoratrici isolate al Partito Socialdemocratico e appunto cercare un'agitazione socialista fra le donne e non una specifica appunto agitazione femminista. Il punto di rottura fu quindi molto drastico. È importante poi anche la figura di Clara Zetkin, che appunto all'associazione di Stoccarda appunto sulla conferenza delle donne socialiste internazionali si era battuta duramente per il suffragio universale, perché il diritto di voto a quella appunto altezza storica non doveva essere un fine della lotta femminile, ma un mezzo appunto per rinforzare la lotta contro la proprietà privata, che era appunto la vera origine dell'oppressione di genere e dell'oppressione, diciamo appunto, collettiva dei lavoratori. Per questo appunto, su questo diritto di voto, poi a un certo punto lottarono anche quelli che erano i bolscevichi appunto maschi. Quindi appunto le rivendicazioni femminili appunto interessavano appunto tutti. Furono poi proprio le donne ad iniziare quella che fu appunto la rivoluzione di Petrogrado, quando gli fu impedito di appunto festeggiare e manifestare per quella che era la giornata della donna che era stata istituita nel 1913. Nel periodo della rivoluzione appunto le donne erano appunto forza militante, partecipavano ad incontri di assemblee che erano contro la guerra e sensibilizzavano appunto le strutture politiche sul lavoro tra gli operai, che era appunto un lavoro particolare perché doveva educare le donne all'esercizio dei loro diritti e appunto avvicinarle a quelle che era la militanza politica, che finora era rimasta quasi prerogativa maschile fondamentalmente. La Kollontai, poi, che era appunto una rappresentante, fece in modo che le donne venissero riconosciute come cittadine di pari diritti all'uomo, e grazie appunto ad alcuni provvedimenti importanti come l'introduzione del matrimonio civile, l'uguaglianza tra marito e moglie e la facilitazione delle pratiche di divorzio, appunto si vide come la società, quella che era appunto stata la società zarista russa, venne completamente appunto a crollare, a rivoluzionarsi. E in questo periodo appunto si parla proprio di crollo della famiglia tradizionale patriarcale, che in uno stato socialista non poteva essere la cellula base. Da una parte appunto si vide appunto questa disgregazione della famiglia tradizionale, perché appunto in un'ottica di sfruttamento la famiglia tradizionale patriarcale appunto con la donna sfruttata è appunto essenziale per il funzionamento statale e il mantenimento dell'ordine collettivo. Quello che invece si cercava era appunto quella che veniva chiamata poi famiglia del libero amore, una famiglia appunto in cui appunto tutti i membri fossero consenzienti a quell'unione e non ci fosse uno sfruttamento di base che fosse appunto la causa appunto del legame fra i due coniugi. Tuttavia appunto, nonostante questa spinta rivoluzionaria che volgeva appunto alla socializzazione dei lavori domestici, all'istruzione e appunto alla cura collettiva dei bambini, non c'erano ancora le condizioni economiche abbastanza appunto resistenti per sostenere questo cambiamento, che comunque aveva bisogno appunto di una nuova forma di economia appunto funzionante. Tuttavia appunto la guerra civile del 1918 e la carestia degli anni appunto 20-21 avevano peggiorato la situazione economica, appunto dal punto di vista culturale si vide come molte famiglie si disgregarono, e dall'altra parte però aumentava comunque il fenomeno della prostituzione, che è appunto un fenomeno che risente appunto delle ristrettezze finanziarie appunto in cui vivevano le donne. Da una parte appunto poi del 1920 era stato legalizzato l'aborto, e questo era un evento che segnalava l'importante processo culturale che era avvenuto appunto nella società russa. D'altra parte l'intervento appunto della NEP, che nel primo dopoguerra doveva fare appunto delle concessioni alle leggi di mercato capitalista,
per appunto sopravvivere all'isolamento in cui viveva la Russia a livello economico, rimandarono appunto la socializzazione del lavoro domestico e, in poche parole, insieme al processo di burocratizzazione e il fatto appunto che Stalin le favorì la NEP portò avanti una politica reazionaria in cui appunto in breve si ebbe appunto questa fase, diciamo, a ritroso in cui le donne dovettero appunto tornare a casa e c'era appunto una politica culturale di ristabilimento della famiglia tradizionale. In questo modo appunto le donne non avevano più modo di realizzarsi in ambito lavorativo perché addetto appunto di nuovo ai lavori domestici. Tornarono ad essere oppresse e in breve appunto il paese che aveva legalizzato le unioni di fatto tornò a privare la classe appunto di quelli che erano diritti fondamentali. Date importanti appunto sono il 34 e il 36, in cui rispettivamente vennero dichiarate crimine omosessualità, prostituzione e poi l'aborto legale. E di nuovo il divorzio divenne meno accessibile perché costoso. Questa storia cosa vuol dire in ultima analisi? Che è evidente come il sistema capitalista sia il responsabile dello sfruttamento e dell'imbarbarimento e che questo è superabile solo tramite una trasformazione socialista della società che deve partire però sempre da una base economica affinché appunto i cambiamenti che vengono instaurati dalla lotta di classe possono appunto rimanere appunto duraturi e soprattutto permanenti. La liberazione della donna e dell'uomo quindi possono avvenire soltanto tramite l'abolizione della proprietà privata. E ho finito, sono in tempi giusti. Sei stata perfetta, Rossana, grazie. E lascio la parola a Loredana Donnici, mi perdonerà per aver sbagliato il nome, e poi invito a segnarvi perché per adesso, dopo Loredana, non ho più nessuno tra gli interventi. Loredana, a te la parola. E, aspetta un attimo. Ah, okay. Ci sono. Okay. Grazie. Allora. E niente, io ringrazio tutti gli interventi che mi sono preceduti. Innanzitutto mi presento, sono Loredana Donnici della sezione di Sinistra Classe Rivoluzione di Bologna. E niente, sono stati degli interventi veramente molto interessanti, a partire dall'introduzione di Arianna Mancini, che veramente dal punto di vista teorico insomma mi ha chiarito molto. Quindi ringrazio veramente tutti e tutte. Io volevo un pochino approfondire, diciamo, il mio intervento lo volevo un pochino impostare approfondendo la questione del lavoro domestico, perché a mio avviso è una questione, diciamo, molto importante in questo periodo storico, con, diciamo, la pandemia, il virus, è una questione che comunque fa vedere veramente, diciamo, le fragilità e tutte, diciamo, le incoerenze del sistema capitalistico e del sistema comunque borghese, quindi l'amplifica, a mio avviso, ha amplificato ancora di più questa, diciamo, situazione di oppressione femminile all'interno, diciamo, delle mura domestiche. Si parla veramente, a mio avviso, in questo periodo di una vera schiavitù domestica, anche perché le donne in questo working che spesso fanno a casa devono comunque occuparsi, diciamo, della famiglia, della cura dei bambini e soprattutto della loro educazione, che non dovrebbe comunque competergli, è di competenza comunque della scuola, quindi deve essere comunque socializzata all'esterno, diciamo, della famiglia. E quello che, diciamo, io volevo, diciamo, un pochino approfondire è proprio vedere, diciamo, come siamo partiti, cioè anche i movimenti femministi cosa hanno detto a questo proposito sulla questione, diciamo, sulla questione dell'oppressione delle donne e sulla questione anche, diciamo, del salario garantito alle donne e il salario per le casalinghe. Abbiamo visto, diciamo, noi, diciamo, la nostra, diciamo, tendenza, e quindi la nostra, diciamo, tendenza marxista ha smentito, diciamo, questa posizione del salario, diciamo, per le casalinghe, perché a nostro avviso comunque non ha delle basi, diciamo, teoriche e scientifiche, nel senso che non libera, diciamo, la donna
da quell'oppressione quindi di schiavitù che è nel sistema comunque famiglia, quindi nel sistema patriarcale. Come abbiamo visto, comunque, come hanno detto anche le compagne in precedenza, in particolare anche Federica Concia, che ha fatto comunque una, a mio avviso, proprio un'evoluzione, diciamo, storica anche, diciamo, della famiglia e anche dei ruoli, insomma, che si sono comunque sviluppati all'interno di essa. Possiamo vedere che comunque diciamo che la situazione, anche se per i capitalisti donare, diciamo, questo salario alle donne, diciamo, quindi alle casalinghe, le relega, diciamo, sempre al ruolo, diciamo, a uno status quo, quindi una sottomissione, diciamo, sempre del patriarcato, quindi non le libera, diciamo, socialmente, assolutamente. Quindi è una, diciamo, ripeto, diciamo, è una posizione, diciamo, una posizione teorica che non ha evidentemente basi scientifiche. Già, diciamo, tanti anni fa Marx e Engels, già nell'Ottocento, avevano comunque parlato, diciamo, del salario, e per quanto riguarda anche, diciamo, il salario da lavoro domestico, e loro comunque avevano già intuito che comunque sia la moglie che i figli restano, diciamo, schiavi del marito, che comunque questa condizione terrebbe comunque lontana la donna, come dicevo prima, dalla vita sociale, e imprigionata comunque nelle quattro mura domestiche. Quindi c'è una manipolazione evidente da parte, diciamo, della borghesia e dei capitalisti di far restare tutto, diciamo, allo status quo. Quindi una sorta, diciamo, perpetuare, diciamo, la schiavitù domestica. Il fatto anche, diciamo, che le donne comunque, diciamo, si sono liberate andando comunque a lavorare, diciamo, fuori di casa, quindi nelle aziende, o piuttosto, diciamo, non lo so, nelle varie, diciamo, istituzioni, come, non lo so, a scuola o nella sanità, questo, diciamo, è vero che da una parte diciamo, si sono liberate, diciamo, a livello, dal punto di vista economico, dal proprio partner, ed è vero che magari possono anche partecipare alla vita politica e sociale, diciamo, della società. Però, diciamo, questa cosa non li ha liberate ancora una volta da questa incombenza del lavoro domestico, che spesso comunque grava sulle donne: la cura dei bambini, anche la cura dell'educazione, e la cura comunque della casa, delle faccende domestiche e quant'altro. Quindi, cioè, si parla proprio di doppio turno in aziende, a casa, quindi la situazione, diciamo, che della donna in questa condizione è rimasta lo status quo. E che cosa succede dal punto di vista proprio della teoria marxista? Che è vero che il salario che percepiva comunque, diciamo, l'operaio o il marito, riusciva, diciamo, al sostentamento di tutta la famiglia. In questo caso invece questo salario comunque viene dimezzato, quindi metà, diciamo, va alla donna e metà all'uomo, però è sempre lo stesso salario, e in questo caso, diciamo, i capitalisti ottengono, diciamo, doppio turno, nel senso, sia l'uomo che lavora, sia l'uomo che la donna, un plus valore, quindi un ulteriore, diciamo, sfruttamento dal punto di vista, diciamo, della produzione. Quindi cioè, non ha risolto, diciamo, la situazione comunque dello sfruttamento e del profitto da parte dei capitalisti. Naturalmente, cioè, diciamo, la tendenza, cioè noi marxisti diamo, diciamo, come alternativa socialista alla schiavitù domestica, perché comunque ci sono, quindi, su basi fondate comunque su basi scientifiche, e sia anche su basi comunque politiche di lettura, e che ci deve essere comunque una socializzazione comunque del lavoro domestico, quindi non solo nell'educazione comunque dei bambini e della cura che viene comunque anche
un certo senso relegato soprattutto al ruolo comunque femminile, deve essere comunque esternalizzato all'esterno, deve essere socializzato alla collettività. Quindi la società si assumerebbe questi compiti e libera in questo caso la famiglia lavoratrice, e in particolar modo la casalinga, quindi asili nido pubblici gratuiti, più asili nido pubblici gratuiti, perché sappiamo che molto spesso gli asili nido sono privati e costano molto, ci sono delle rette molto alte nelle città perché non ci sono abbastanza asili nido pubblici. Poi le mense pubbliche gratuite, perché come sappiamo le lavanderie invece sono private, sono a gestione privata. Quindi esternalizzare, diciamo socializzare, ecco la parola giusta è socializzare, diciamo all'esterno, diciamo alla collettività, diciamo tutta, diciamo l'impianto della cura, diciamo della cura quindi domestica e del lavoro domestico. In particolar modo, diciamo, in questo periodo di pandemia notiamo un'assenza assoluta di sostegno comunque alle famiglie. Le famiglie comunque sono abbandonate assolutamente a se stesse, parlo anche proprio per esperienza personale, quindi in una situazione dove diventa veramente molto difficile gestire sia il lavoro quindi che l'educazione, ripeto, l'educazione dei ragazzi, quindi dei bambini, e sia la gestione comunque proprio della famiglia, della cura, diciamo, della famiglia, della casa e di tutto quello che concerne. Un'ultimissima cosa che volevo dire è che comunque cioè, diciamo, tutto questo, diciamo, periodo, quindi la crisi veramente dimostra che comunque il sistema capitalistico comunque va abbattuto, che non funziona. E volevo leggervi questo, diciamo, appunto di Alan Woods sulle idee di Karl Marx, quando dice che gli economisti borghesi sono così ciechi e hanno la mentalità così ristretta che si aggrappano all'antiquato sistema capitalista anche quando sono costretti ad ammettere che ha una malattia terminale ed è condannato a crollare. Immaginare che il genere umano sia incapace di scoprire un'alternativa praticabile a questo sistema marcio, corrotto e degenerato è francamente un affronto all'umanità, e a mio avviso cioè, è veramente un affronto all'umanità, perché è veramente cioè, ci vuole, diciamo, un'alternativa, e noi cioè, ci lottiamo per questa alternativa, che sia un'alternativa comunque socialista. Mi fermo qui. Grazie Loredana, perfetta anche tu nei tempi. E adesso trasmettiamo in realtà il video di una compagna che voleva intervenire, non è riuscita a connettersi, Giulia Braga, e quindi ci ha inviato un video su WhatsApp che trasmettiamo, così da renderlo poi, da condividerlo con voi. Siamo, non so se il video è pronto. Il femminismo è stato un movimento che storicamente ha posto l'attenzione sulla problematica della condizione femminile e ha ottenuto delle importanti vittorie, che hanno permesso di migliorare, seppur in modo superficiale, la situazione femminile, senza però riuscire mai a indebolire significativamente l'oppressione che le donne si trovano a vivere. L'oppressione della donna è ovviamente un nemico molto ostico, presente da migliaia di anni, dall'origine stessa della società di classe, come ci insegna Engels. È quindi ovvio che non sia facile e non sia neanche immediato liberare le donne dalle catene che hanno nella società. Ma il mancato successo del femminismo e la continua necessità di lottare per difendere conquiste già ottenute, che si stanno dimostrando essere in realtà conquiste deboli, non durature, come per esempio nel caso del diritto di aborto, è riconducibile non solo alle dimensioni dell'ostacolo che ci si trova di fronte, ma a limiti intrinseci allo stesso movimento femminista. Ovviamente vorrei premettere che in quanto marxisti noi lottiamo per l'eguaglianza tra uomo e donna e per l'abolizione di qualsiasi forma di oppressione e di sfruttamento.
E proprio perché lottiamo per questi fini, è nostro dovere studiare e comprendere la realtà, e quindi difendere la diffusione di giuste teorie, contro invece teorie che non sono in grado o non vogliono comprendere l'effettiva origine dell'oppressione femminile. Il femminismo è un movimento molto vasto che comprende in sé moltissime correnti. Purtroppo molte di queste hanno in comune il difetto dell'idealismo, ovvero si rifiutano di vedere nelle condizioni materiali l'origine dell'oppressione della donna, ma credono che agire semplicemente sul livello delle idee, dei valori e dei costrutti sociali sia sufficiente per generare il cambiamento necessario. Noi come marxisti rifiutiamo questo approccio e lo riteniamo assolutamente inefficace, in quanto parte da un'interpretazione errata della realtà storica. Le idee, il linguaggio e i valori sono certamente molto importanti all'interno di una società e hanno un certo peso e una certa influenza. Tuttavia questi non nascono dal nulla, non sono il centro e non sono l'origine della discriminazione e dell'oppressione. Essi non sono altro che il frutto delle condizioni materiali in cui viviamo. Questa malattia infantile sono due delle principali teorie oggi in voga all'interno dell'ambiente femminista, che sono la teoria dell'intersezionalità e la teoria queer, alle quali vorrei appunto dedicare due parole. L'intersezionalità è un concetto dal quale è poi nata appunto una teoria che è stato sviluppato negli anni 90, quindi in un periodo di reflusso della lotta di classe a causa delle sconfitte dei decenni precedenti. Fondamentalmente la teoria dell'intersezionalità sostiene che ogni individuo, a seconda delle proprie caratteristiche biologiche e sociali, va incontro a cerchi di discriminazione che si incrociano e sovrappongono. Quindi, per esempio, l'esperienza di una donna nera lesbica non sarà mai uguale all'esperienza di una donna bianca eterosessuale. Ora, certamente l'intersezionalità ha avuto il merito di porre l'attenzione su questioni prima ignorate all'interno del movimento femminista. Il movimento femminista, infatti, sin dalle sue origini è stato un movimento fondamentalmente bianco e borghese, che spesso ha quindi deciso di ignorare alcune discriminazioni vissute da donne diverse da loro, andando spesso anzi a discriminare loro stessi queste donne. Il grande limite dell'intersezionalità è tuttavia un limite talmente intrinseco alla teoria che togliendolo cadrebbe la teoria stessa. Infatti, proprio a causa dei diversi cerchi di discriminazione individuati, secondo i fautori di questa teoria, ogni gruppo opprime altri gruppi. Quindi, secondo questa teoria, per esempio, lavoratrici operaie andrebbero ad opprimere le lavoratrici domestiche solo perché non appartenenti allo stesso gruppo. Proprio a causa di questa supposta universalità del ruolo di oppressore, quello che si viene a creare è una impossibilità di creare una solidarietà tra i diversi gruppi, una impossibilità di riconoscere una condizione comune, un oppressore comune. Inoltre, sempre questa universalità del ruolo di oppressore rende anche la lotta all'oppressore inutile, perché se ogni gruppo discrimina chi non è come sé, allora, indipendentemente da qualsiasi azione che l'uomo possa compiere, qualunque forma di diversità genererà una forma di oppressione e quindi qualche forma di oppressione rimarrà sempre. Dai presupposti della teoria dell'intersezionalità si giunge quindi alla conclusione che l'unico modo per superare la discriminazione e l'oppressione sia difatti nel giungere a una società non di eguali ma di uguali, ovvero di persone che hanno tutte le medesime caratteristiche, cosa che difatti è impossibile. Che senso ha quindi lottare contro l'oppressione se questa sempre esisterà mutando solo la sua forma? La risposta è solo una, non ha senso. Ma l'intersezionalità è un ostacolo alla lotta non solo su questa dimensione, ma anche su un'altra dimensione fondamentale, ovvero sul fatto che è fondamentalmente una teoria individualista. Io fino ad ora ho parlato di gruppi, certo, però ogni persona, a causa della enorme diversità e sempre maggiore quantità di identità che si vanno a creare nella società moderna, sarà inevitabilmente diversa da tutti gli altri. Ogni persona si trova quindi in uno stato di isolamento e di solitudine, in quanto nessuno sarà mai uguale a lui, e quindi vi saranno sempre, anche tra chi è simile, delle diversità che porteranno la persona a etichettarlo come oppressore. Se ogni diversità genera una forma di oppressione, allora
Non ogni gruppo, non solo ogni gruppo, ma ogni individuo è contemporaneamente sia oppressore che oppresso e non può trovare alcuna forma di solidarietà in nessuno, in quanto nessuno sarà mai uguale a lui. È chiaro quindi come questo rende di fatto impossibile la lotta, se non a livelli superficiali, individuali, che non toccano minimamente la causa dell'oppressione femminile. L'eccessivo individualismo e idealismo e la mancata comprensione delle radici materiali dell'oppressione femminile è una caratteristica condivisa anche dalla teoria queer. Questa teoria nasce anch'essa negli anni 90 e si basa sul rifiuto e sulla contestazione dell'identità di genere e del sesso, ritenendo questi puri costrutti sociali, senza alcun legame al naturale e al biologico. Fondamentalmente, secondo i teorici di questa corrente, le donne non esistono, ma lo diventano, attraverso l'applicazione di standard e norme sociali. Ora, certamente nell'identità di genere il culturale e il sociale hanno un ruolo importante, che contribuisce a perpetuare certe caratteristiche ritenute femminili, ma bisogna chiedersi da dove originano queste caratteristiche e questi standard di genere. La teoria queer non riesce di fatto a rispondere a questa domanda, poiché analizza la condizione femminile senza minimamente legarsi al biologico e al materiale, che è da dove questi stereotipi si originano. La condizione di oppressione della donna nasce infatti con la nascita della società di classe e nasce come effetto di differenze biologiche, le quali hanno portato ad una divisione del lavoro tale che i generatori di surplus fossero gli uomini e non le donne. La teoria queer fallisce quindi completamente nel comprendere le origini dell'oppressione della donna, anzi, pensa che andando a sostenere che non vi sia differenza tra uomini e donne, allora automaticamente cessi anche l'oppressione femminile. Sostiene che per migliorare la condizione delle donne sia sufficiente utilizzare un linguaggio neutro, che basti permettere a una donna di indossare giacca e cravatta o a un uomo di indossare una gonna. Rifiuta quindi ogni azione di gruppo, sostenendo la fondamentale individualità di ogni persona, che crea se stessa e quindi lotta solo per se stessa. Queste due teorie, che si vogliono dipingere come teorie rivoluzionarie in grado di opporsi all'oppressione, in realtà non sono altro che ostacoli alla vera lotta contro l'oppressione. Il loro idealismo, il loro individualismo e l'interpretazione errata della realtà e della storia non fanno altro che diffondere false teorie e quindi impedire una lotta che sia di classe, un movimento di massa, che è l'unica cosa che può davvero portare a un miglioramento significativo della condizione femminile. Azioni come utilizzare un linguaggio più attento, azioni come le quote rosa, azioni come per esempio dire che il calcio è uno sport anche da femmine e non solo da maschi, sono azioni che ciò che genera l'oppressione femminile è quello di organizzare un movimento di massa che vada a riconoscere la condivisa situazione di oppressione, superando queste inutili divisioni individuali e che affronti direttamente l'origine dell'oppressione femminile, ovvero la società di classe. Ringraziamo anche Giulia per il video e quindi per il suo intervento. Allora, io per adesso non ho altri interventi. Inviterei comunque a fare delle domande o comunque anche a porre delle riflessioni. Attenderei qualche minuto. Posso intervenire io? Chiara? Allora, ciao a tutti, io sono Chiara. Volevo dire due parole perché, soprattutto magari tra noi studenti, io vado all'università, si sente spesso parlare del problema dell'oppressione femminile, del femminismo, come se fosse un problema di origine puramente culturale e da affrontare quindi puramente sul piano culturale. Si sente spesso dire che cambiamenti, ad esempio, nel linguaggio, oppure semplicemente mettendo qualche donna immagine in qualche consiglio di amministrazione in più, la causa dell'emancipazione femminile potrebbe venire portata avanti con successo e potrebbero esserci degli avanzamenti per tutte le donne. Io penso che questo sia fondamentalmente un approccio scorretto e che anzi potrebbe essere
nocivo alla causa dell'emancipazione femminile, vorrei partire dal mio ragionamento portandovi un dato che è consultabile da tutti sulle pagine ufficiali dell'Unione Europea. Il gender pay gap, che per chi non lo sapesse è la differenza che c'è tra la paga media di una donna e la paga media di un uomo, sia a parità di mensione che anche in realtà in generale, come si può vedere da questi dati, è un dato reale, un dato importante che nell'Unione Europea si assesta intorno al 14%. Cosa vuol dire? Che una donna guadagna in media il 14% in meno di un uomo. E io penso che questa analisi è molto interessante perché fa vedere come il fatto che ci sia questa differenza di non è dovuto attive di io ti pago di meno, ma è anche dovuto a due fattori molto importanti che sono quella che viene chiamata la segregazione settoriale e il work-life balance, quindi diciamo il bilancio e il rapporto tra la tua vita lavorativa e la tua vita personale. Questi dati dicono che c'è una grande sproporzione delle donne rispetto agli uomini in lavori diciamo di servizi, in lavori più precari, in lavori che pagano peggio, hanno paghe misere. E allo stesso tempo che le donne sono più propense a passare meno tempo al lavoro, e questo è collegato strettamente all'accettare lavori con paghe più misere, piuttosto che lavori part-time, lavori precari, appunto per poter conciliare quella che è la cura della casa, dei figli e della famiglia con la necessità comunque di portarsi a casa uno stipendio, anche se alla fine questo stipendio risulta misero e risulta minore di quello del proprio compagno, del proprio marito. E io penso che questo getti una luce importante sulla questione, perché qui abbiamo proprio il fatto che le donne sono costrette dal fatto che si devono accollare tutta una serie di lavori legati all'attività familiare ad accettare lavori che le mettono in condizione di forte svantaggio materiale rispetto al proprio marito, perché poi oltre al carico del lavoro domestico, noi sappiamo che questo porta a ulteriori forme di oppressione, forse più rare, ma tanto più gravi, quali donne che si trovano magari intrappolate in una famiglia, con magari dei figli, che non possono lasciare, perché appunto magari mio marito mi riempie di botte tutti i giorni quando torno al lavoro, dopodiché se io guadagno due soldi oppure non guadagno proprio niente, magari ho anche dei bambini da mantenere, ci possiamo riempire la bocca quanto vogliamo su vatte, denuncia, lascia tutto, dopodiché finire sul lastrico non è esattamente una prospettiva che uno accetta con tranquillità, soprattutto se ha anche una famiglia a cui badare e che ha paura di lasciare al suo bossino. E quindi a me sembra chiaro che più che una rappresentanza maggiore dei consigli di amministrazione per far sì che un paio di donne guadagnino uno stipendio stratosferico mentre tutte le altre continuino a essere intrappolate in questo circolo vizioso, oppure più che, non lo so, belle parole, cambiamenti di linguaggio, eccetera, eccetera, che non andrebbero minimamente a toccare una situazione estremamente pesante che opprime le donne tutt'oggi, serve un copioso piano di investimenti, servono, come diceva la compagna prima, più asili gratuiti, servono servizi della cura degli anziani, ad esempio, gratuiti, perché noi non ci pensiamo, ma anche questo è un importantissimo lavoro sociale, perché non possiamo lasciare i nostri genitori una volta che invecchiano a morire da soli. Servono servizi di mense, servono servizi di lavanderie, servizi di cure bambini, anche l'orario del lavoro di cura, del lavoro di seguito della famiglia. Ma noi, secondo me, dobbiamo chiederci
visto che è abbastanza, come dire, ovvio e naturale fare questo ragionamento, indicare queste rivendicazioni che sarebbero estremamente utili alla causa dell'emancipazione femminile, secondo me dobbiamo chiederci perché questi servizi non sono stati implementati. Noi siamo capaci di costruire asili, siamo capaci di mettere su mense, siamo capaci di avere case di riposo, servizi di cura degli anziani, servizi di pulizia, lavanderie, eccetera, eccetera. Il problema è che questi servizi vengono tirati in piedi soltanto quando possono essere privatizzati e messi lì per fare un profitto. Infatti, un asilo, una casa di cura, come qualcosa, non solo la questione femminile, ma una questione più generale, perché questa cosa vale anche per le scuole dove andiamo tutti, ragazzi e ragazze. L'istruzione è vista come un buco nero per i bilanci pubblici. Se dobbiamo dare soldi alle aziende, va bene, se dobbiamo dare soldi per mettere a posto il tetto che ti cade in testa, piuttosto che per dare ai ragazzi i computer per la didattica a distanza, eccetera, eccetera, allora non va più bene. Questa cosa vale per la sanità pubblica. Un altro tema importante, ad esempio, della questione femminile è quello legato all'aborto, al diritto di aborto, ad averlo non soltanto sulla carta, ma anche che ci siano consultori, strutture pubbliche, che non ci sia diritto di obiezione di coscienza, e quindi l'aborto sia praticabile in strutture diffuse su tutto il territorio nazionale. Questa rivendicazione si collega strettamente con un aumento di fondi a tutta la sanità pubblica per costruire altre strutture, per avere più medici, perché in una situazione come questa c'è ancora il numero chiuso a medicina, ad esempio. Il sistema fa acqua da tutte le parti, non fa acqua soltanto per le donne, ma fa acqua soltanto per tutti. E io vorrei mettere un accento su questo, perché noi stiamo andando verso una situazione a livello generale come società in cui la tendenza a investire solo in quello che è profittevole sta diventando sempre più forte. Stiamo andando verso una crisi sempre più acuta. Trovare lavoro è sempre più difficile per tutti, la disoccupazione sale più per tutti. Perché è vero che le donne sono particolarmente colpite da questi fenomeni, ed è vero che sono ancora più in svantaggio rispetto agli uomini. Però noi non dobbiamo dimenticarci, secondo me, che l'oppressione di questo sistema colpisce tutti e sta andando sempre più a fondo. E che non solo la lotta per i diritti delle donne, per tutte quelle cose materiali, a livello materiale, che possono migliorare la condizione delle donne, si aggancia alla lotta contro questo sistema, ma anche che la lotta contro questo sistema è fondamentale e imprescindibile per la lotta verso quelle rivendicazioni che dicevo prima, che possono portare a un'effettiva emancipazione della donna. Quindi è importante avere chiaro che l'oppressione della donna è sistemica e che l'abbattimento di questo sistema è assolutamente necessario per ottenere una reale emancipazione della donna, perché soltanto prendendo il controllo di tutte le risorse che abbiamo e potendo decidere noi dove investirle, non su quello che in pochi ritengono profittevole, ma su quello che tutti ritengono importante, quindi una sanità, quindi gli asili, dei servizi di cura per i nostri anziani, è sostanzialmente una vita migliore per tutti. E io quindi penso che nel prossimo periodo potremo vedere legata alla questione dell'emancipazione femminile anche una lotta contro il sistema che vedrà uniti uomini, donne, giovani e vecchi, insomma, contro l'abbattimento di questo sistema e per averne soprattutto uno nuovo che ci faccia vivere tutti meglio. Grazie Chiara.
Prima di lasciare la parola ad Arianna per le conclusioni, vi do un po' di dati. Al congresso per il momento si sono registrati 435 persone e hanno partecipato a questo dibattito, cioè alla prima sessione in particolare, circa 200 persone collegate in diversi momenti, diverse tra loro. Lascio la parola ad Arianna per le conclusioni. Ok. Perfetto. Vai Arianna. Grazie Lucia. Grazie, Lucia. Grazie. È un problema. Intanto, mentre Arianna prova a capire qual è il problema, ecco, c'è Michele Minà che chiede di fare una domanda rispetto al dibattito. Non sento più io. Michele. Perdonatemi, eravamo con doppie tecniche computer, abbiamo avuto un problemino. Arianna, allora, scusami, adesso mi senti? Sì, sì. Posso chiederti solo un minuto perché Michele vorrebbe fare una domanda e certo. Poi ti lascio la parola per le conclusioni. Grazie mille. Vai Michele. Per ritardo, per l'ultimo, anzi grazie per avermi fatto parlare. Volevo chiedere, date le basi che noi analizziamo, molto spesso sappiamo che la questione della lotta contro l'oppressione femminile naturalmente parte ha come condizione necessaria l'abbattimento del sistema capitalista per una sua risoluzione. E diciamo però che naturalmente nascendo l'oppressione femminile con la nascita della società di classi sarà necessario inevitabilmente eliminare la differenza di classe. Mi domando se però un abbattimento del capitalismo e uno sviluppo dei mezzi materiali alto come già l'umanità ha raggiunto in questo momento e con la possibilità di svilupparsi molto più velocemente sia in senso scientifico sia in senso materiale proprio con l'abbattimento del capitalismo non potrebbe accelerare il processo di quasi o completa con l'abbattimento del sistema capitalista stesso anche con una fortissima riduzione del potere dell'influenza sostanzialmente della classe dominante. Io immagino che la liberazione totale debba essere per forza di cose come dire, frutto della totale eliminazione delle classi, ne vorrei teorizzare qui che possa esistere ancora, come dire, una possibilità di avere una situazione intermedia. Però penso che quando si parla di lavoro domestico, per esempio, noi partiamo dal presupposto che il lavoro domestico ha cominciato a esistere precisamente con la privatizzazione, nel senso che finché si svolgeva come lavoro comunitario è sempre stato lavoro sociale, sotto tutti i punti di vista. Dunque, riportare la sfera di questo lavoro a non più essere lavoro domestico, ma lavoro domestico socializzato, e quindi lavoro sociale e lavoro per tutti quanti, uscendo dalla sfera del lavoro domestico, e portando una parità effettiva, non solo dal punto di vista salariale, ma dal punto di vista di tutte quelle che sono le strutture materiali che noi possiamo offrire in un mondo in cui questo sistema è stato abbattuto e mettendo tutte le risorse al servizio dell'umanità, non si possa raggiungere già un livello incredibilmente avanzato da questo punto di vista, non tale da eliminare la necessità di eliminare le classi, una necessità che ci poniamo sicuramente per il futuro, ma se questo non può costituire già un avanzamento fondamentale. Dico questo perché noi abbiamo già visto come con lo sviluppo delle forze produttive già la rivoluzione francese per esempio aveva portato un enorme sviluppo alla questione femminile. I primi circoli femministi nascono appunto quando per la prima volta le donne possono sostanzialmente partecipando al lavoro industriale, partecipando al lavoro, acquistare libri, cominciare a formare circoli femministi, cominciare appunto avendo delle basi materiali per poterlo farlo, un processo di lotte. Le lotte cominciano anche storicamente da lì dal punto di vista della lotta femminista. Non vorrei fare il pelone all'uovo, però volevo lanciarlo come spunto di riflessione. È possibile che già nel socialismo
con l'abbattimento dell'oppressione capitalista il livello di parità sia, non dico accettabile perché finché non sarà totale non sarà mai accettabile, ma estremamente più avanzato, precisamente perché avremo uno sviluppo molto più veloce dei nostri mezzi materiali. Mi rendo conto della, come dire, che del fatto che sia più uno spunto di riflessione che una domanda vera e propria, quindi non richiede una risposta estremamente precisa, però ci tenevo a porlo perché stavo cominciando appunto a riflettere su quanto più velocemente potremmo svilupparci appunto sotto il socialismo, e se questo non dovrebbe essere uno degli elementi da portare avanti precisamente per spiegare, non più in modo, diciamo, contenuto, va bene il socialismo ma poi aspetteremo la fine della società in classi ma per dire già nel socialismo l'avanzamento sarà talmente grande che, e questo è il senso della mia molte occasioni. Grazie Michele, stavolta per davvero, Anna per le conclusioni. Ti lascio la parola. Sì. Vai. Sì. Ok, ringrazio Michele per la domanda perché mi permette di chiarire alcuni aspetti secondo me importanti su cui il dibattito si è incentrato poco e ci verrò. Io credo innanzitutto che noi, essendo questo un dibattito teorico, dobbiamo dare, come dire, corpo a questo, io credo, insomma, nelle conclusioni a tutto quello che è un po' emerso, con una domanda che in realtà può sembrare banale, cioè perché facciamo questo tipo di dibattito, che è chiaramente un dibattito teorico oggi. Beh, facciamo questo tipo di dibattito perché questo tipo di dibattito ci permette di chiarire alcuni punti teorici fondamentali, e la chiarezza teorica di questi punti, di questi elementi che sono emersi dalla discussione nei vari interventi delle compagne e dei compagni, sicuramente ci dà lucidità nel comprendere quale approccio noi dobbiamo avere rispetto alla questione dell'oppressione della donna, ma più in generale delle oppressioni, di tutte le forme particolari di oppressione. Qui ci stiamo concentrando sulla questione femminile, ma chiaramente noi abbiamo una posizione in merito, sovrapponibile rispetto alla questione dell'oppressione degli omosessuali, delle persone di diverse etnie, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, la chiarezza teorica è fondamentale per poter approntare un impianto rivendicativo e per poter indirizzare la lotta nel modo corretto. I compagni hanno fatto, nella relazione non avevo il tempo di poter approfondire tutta una serie di tematiche, i compagni sicuramente lo hanno fatto e di questo li ringrazio, e da questo punto di vista, la dimostrazione che una teoria scorretta conduce a delle conclusioni, a delle impostazioni anche sul piano della prassi, di come noi organizziamo la lotta e ci mobilitiamo, appunto scorrette. E di questo sono stati forniti numerosi esempi che io vorrei riprendere. In primo luogo, la questione centrale per noi resta un approccio di tipo materialista, cioè noi dobbiamo sempre avere chiaro che per noi la questione centrale attiene strettamente alle condizioni materiali di vita delle persone, perché di questo ci stiamo discutendo e ci stiamo occupando. Condizioni che le accomunano trasversalmente rispetto ai generi, all'orientamento sessuale, alla religione, alla provenienza, eccetera, eccetera. Faccio un esempio di una banalità estrema. Io sono una donna bianca, occidentale, eterosessuale. Ora, a ben vedere, se noi
ci basassimo sull'analisi di queste caratteristiche, io dovrei avere, diciamo così, molto in comune con la Meloni. Ora, insomma, credo che abbiate ben compreso, diciamo, dove voglio andare a parare con il mio ragionamento. Le condizioni materiali invece rappresentano la base sulla quale noi sviluppiamo una riflessione per una piattaforma di lotta complessiva che possa tenere dentro a questo piano organico di analisi tutti i diversi elementi legati all'oppressione. Ed ecco questo sguardo che noi ci dobbiamo approcciare alla questione femminile, come alla questione della lotta antirazzista e via discorrendo, perché diciamo siamo convinti che una piattaforma come di lotta debba essere costruita, diciamo, su fondamenta solide da questo punto di vista. Sono stati, come dicevo, portati numerosi esempi. Io adesso mi perdoneranno i compagni che forse non mi ricorderò tutti i nomi, ho preso un po' di appunti, però. Allora, sulla questione di teoria prassi, io credo che gli esempi che sono stati portati sul femminismo materialista, sul femminismo liberale e su tutta la questione dell'idealismo siano abbastanza, diciamo, significativi da questo punto di vista. Sul femminismo materialista io ho già detto, e alcuni interventi si sono soffermati, cioè un punto di vista, come dire, di base che sembra anche avvicinarsi al modello di indagine del marxismo, perché parte dalle basi, come dire, materiali, sfocia poi in una, come dire, piattaforma assolutamente divisiva, che in buona sostanza lascia spazio anche alla questione del separatismo. Noi ci opponiamo fortemente all'idea che si possa portare avanti una battaglia contro l'oppressione per le donne su basi separatiste. Perché? Perché siamo materialisti e sappiamo perfettamente che se le origini dell'oppressione femminile sono legate alle condizioni materiali, queste condizioni materiali devono essere debellate. Questo non si può fare in un contesto, diciamo così, appunto separatista. Per cui da questo punto di vista tutta la questione sul materialismo, credo che sia sul femminismo materialista che è stata, diciamo, sollevata, sia sicuramente importante. Io mi ero soffermata in particolare sulla questione del lavoro domestico. Ringrazio Loredana per l'intervento che ha fatto, approfondendo alcuni aspetti. E, credo che, diciamo così, a parte vorrei dire che appunto Loredana, io e Loredana collaboriamo anche nella commissione sanità dell'area sindacale giornate di marzo, questo per dire cosa? Per ribadire nuovamente un concetto, cioè come lavoratrici, come donne e come lavoratrici stiamo dentro a una battaglia complessiva anche all'interno dei luoghi di lavoro. Questo mi sembra un fatto assolutamente fondamentale. Peraltro, diciamo così, io credo che sia importante ribadire anche che noi comprendiamo, anche quando facciamo il lavoro sindacale, che per molte lavoratrici, per molte giovani, la questione del femminismo, diciamo, o meglio il termine femminista, femminismo, in qualche modo può non avere una chiarezza teorica, però richiama a una, diciamo, a una lotta contro l'oppressione, una lotta per i propri diritti. Da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo assolutamente essere aperti a queste istanze, appunto, progressiste e a tutte quelle donne, quelle lavoratrici, quelle giovani che hanno ad esempio rivitalizzato da qualche anno la giornata dell'8 marzo scendendo in piazza, tutte quelle ragazze anche molto giovani, molte studentesse medie, non, come dire, solo una piccolissima nicchia, una piccolissima parte aveva delle idee, come dire, intersezionaliste o comunque molto distanti dal nostro approccio. La maggior parte di queste giovani donne, di queste lavoratrici che hanno aderito, che probabilmente vedremo in piazza anche il prossimo 8 marzo, sono state mosse dal vuoto cosmico che c'è, dalla necessità, da una spinta a ribellarsi a questo sistema ingiusto e di sfruttamento, che non hanno trovato altri luoghi di espressione di questa rabbia e che si sono riversate giustamente, no?
all'interno di quello che c'era, cioè del movimento delle donne che negli ultimi anni ha mostrato, diciamo, una certa vitalità, combattività, radicalità. Per cui da questo punto di vista noi dobbiamo ricordare sempre che dobbiamo stare, come dire, tra le masse, che stare tra le lavoratrici, tra le studentesse, raccogliere queste istanze appunto progressiste da questo punto di vista, spiegando quelle che sono le nostre posizioni. Allora, sulla questione, diciamo così, del lavoro domestico, mi perdonerete, io ho un po' di... Ecco, sulla questione del lavoro domestico, e diciamo così, io, visto che Loredana sollevava la questione del salario, che è una, come dire, una tipica rivendicazione del femminismo operaista, e credo che sia, io non ho avuto tempo di approfondire nella relazione, però credo che sia molto importante. Come spiegavo anche nella relazione, la questione del lavoro domestico è stata affrontata dal femminismo, tanto dal femminismo materialista quanto dal femminismo operaista, partendo dallo stesso assunto, appunto, che il lavoro domestico ha un valore produttivo. Ora, da questo punto di vista mi vorrei soffermare, sottolineare alcune conclusioni a cui arrivano invece le femministe operaiste, che di fatto sono conclusioni, come dire, che fanno fare un passo indietro alle donne, non fanno fare un passo avanti, perché le operaiste sostengono che il capitalismo, diciamo, tenda ad escludere le donne dal lavoro produttivo al di fuori della famiglia, che le tenderebbe a relegare al lavoro appunto riproduttivo, quindi la cura dei figli, degli anziani, eccetera, eccetera. Proprio perché così il capitale può evitare di socializzare, diciamo, il lavoro domestico, al contempo garantendo all'uomo un salario sufficiente a provvedere sia a se stesso che alla famiglia. In qualche modo il capitale stabilirebbe una sorta di contratto che includerebbe non solo il lavoratore salariato, ma anche la sua famiglia. Ora, da questo punto di vista, appunto operaista, le donne, pur non essendo salariate, vengono considerate a tutti gli effetti parte integrante della classe operaia, in quanto tali compagne di lotta degli uomini contro il comune nemico capitalista. Ora, diciamo, questo accento posto sulla questione di classe è assolutamente corretto, tuttavia, come dire, le operaiste commettono una serie di errori che poi le portano sulla strada sbagliata dal punto di vista. Noi abbiamo peraltro prodotto un articolo molto interessante su questo tema, che non so se è stato già mandato in chat, chiedo nel caso di inviarlo alla moderatrice, a Lucia, perché è molto approfondito e molto interessante sulla questione del salario domestico, perché, come dicevo, pur essendo corretto questo accento, di fatto le operaiste commettono una serie di errori. In primo luogo, l'idea che il capitalismo escluda o tenda ad escludere le donne dal lavoro produttivo. Cioè, questo non è vero. Quello che accade è esattamente il contrario. Il capitalismo storicamente immette le donne nel processo produttivo, come citando sempre, spiegando, insomma, prima citavo Bebel, la donna e il socialismo. C'è, diciamo, ci sono una serie di dati che Bebel riporta molto dettagliati sul crescente impiego di manodopera femminile in tutti i settori dell'industria, in Germania, in Inghilterra, in Svizzera, nella seconda metà del XIX secolo. E in secondo luogo, la rivendicazione che deriva da questa lettura è il classico esempio di come dire, la montagna, diciamo, partorisce poi alla fine il topolino. Cioè, che cosa viene rivendicato? Un salario domestico. Cioè, invece di mettere in discussione la divisione sessuale dei ruoli, lo sfruttamento e il sistema nel suo complesso, viene proposto il salario domestico. Quindi, in buona sostanza, si fornisce una base teorica che legittima il fatto che le donne debbano stare dentro casa a curare figli, anziani, disabili, a curare la casa e via discorrendo. Cioè, questa è una contraddizione enorme per un approccio, diciamo, che dovrebbe essere progressista. Peraltro fa il paio, diciamo, con tutta una serie di altre proposte anche del post-operaismo classiche, come il reddito di cittadinanza, il reddito di esistenza. Cioè, tutte queste misure, il problema di tutte queste proposte
di lotta è che non mettono in discussione i rapporti di sfruttamento capitalistico, si collocano al loro interno. Ora, se il nostro assunto di base è che l'oppressione della donna nasca con la proprietà privata e la società divisa in classi, è evidente che proposte di questo tipo non risolvono il problema. Minimamente, cioè non lo risolve il reddito di cittadinanza, non lo risolve il reddito di esistenza e che mai, permettetemi, il salario domestico. Cioè io non voglio un salario domestico, voglio poter essere liberata da questo, fardello. E sul femminismo materialista ho già detto, non ci torno, perché è già stato detto molto. Però un passaggio, ringrazio Giulia, spero di non sui nomi ce l'ho tutti sparsi sulla rifogli, per l'intervento, come dire, affondano le proprie radici nel post-modernismo, perché credo che sia, diciamo, fondamentale comunque dare uno sguardo in quella direzione, perché molti giovani sono molti, insomma in Italia fortunatamente non molti, però c'è, comunque circolano queste idee e quindi l'intervento di Giulia da questo punto di vista ha molto chiarito una serie di elementi in maniera molto lucida e per questo la ringrazio insomma, penso che sia fondamentale. Sono approcci assolutamente, come dire, idealisti, che partono da presupposti completamente, diciamo, ribaltati anche in termini, diciamo, di rapporto tra la struttura e la sovrastruttura, quindi sono assolutamente antimaterialisti da questo punto di vista e non forniscono, perché poi, cioè quello che dicevo all'inizio, perché facciamo questa discussione? Perché stiamo cercando degli strumenti per portare avanti la nostra lotta. Allora, se... come dire, una teoria sull'oppressione di qualsiasi natura essa sia, non fornisce agli oppressi gli strumenti per potersi liberare dal gioco dell'oppressione, francamente, permettetemi di dire che è un inutile e retorico esercizio di stile accademico, nulla di più, perché la teoria serve perché ci sia un'applicazione nella prassi, diciamo, e nella militanza, nella capacità di organizzare appunto la lotta, e in questo senso vanno sia l'intersezionalismo, il femminismo intersezionale, sia la teoria queer. Per quanto riguarda il femminismo intersezionale, già insomma Giulia ha spiegato molto bene quanto questo approccio in qualche modo sia sposti il focus dalla dimensione collettiva alla dimensione individuale, alla soggettività. Ora, spostando l'analisi sull'individuo, si finisce con l'elevare l'individuo a unico e possibile soggetto che può agire la conflittualità in maniera appunto individuale, cioè manca totalmente una spiegazione organica, una spiegazione sistemica delle cause che producono l'oppressione. E soprattutto l'oppressione in questo genere di teorie, l'intersezionismo è una di queste, viene posta al pari delle altre. Quindi qualsiasi riflessione, diciamo, generale, organica sul sistema in cui noi viviamo viene completamente a mancare, viene rigettata. E giustamente faceva l'esempio Giulia, cioè dove si dovrebbe collocare una proletaria afroamericana? Nella lotta contro il padrone, nella lotta contro il patriarcato, nella lotta per i diritti civili degli afroamericani. Cioè, è chiaro che manca un elemento unificante in questo genere di teorie. E la soluzione che il femminismo intersezionale propone è che per liberarsi dall'oppressione bisogna riappropriarsi della propria identità. Cioè, quindi si parte dall'idea che il proprio vissuto sia valido tanto quanto quello di tutti gli altri, che non esistono atti femministi in senso assoluto, che ognuno si autodetermina come preferisce, a partire dalla propria specifica, peculiare, unica al mondo condizione di oppressione. Ora è chiaro che, diciamo, questa è una teoria che rimane, il cui grosso limite è quello di rimanere imbrigliata nel fantastico mondo delle idee. Cioè noi abbiamo problemi contingenti, subiamo mobbing, molestie nei luoghi di lavoro, siamo sfruttate. Nell'ultimo intervento Chiara parlava del gender pay gap, e comunque poi nel pomeriggio della sessione sul lavoro sicuramente avremo modo di approfondire queste tematiche.
Ecco, qui in buona sostanza, diciamo così, non fornisce alcuna possibilità di perché si possano sviluppare processi di aggregazione, e la lotta si fa in maniera, come dire, aggregando gli individui, non singolarmente. E da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo essere molto chiari nel rigettare queste teorie, che come spiegavo prima, diciamo, sono nella come dire, rappresentano un ostacolo, no? Per l'unità di classe, cioè illudersi che un atto individuale sia sufficiente a porre fine alla violenza e alla disparità di genere, nella migliore delle ipotesi, è un'ingenuità, diciamo, però che queste teorie godono negli ambienti accademici in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito. Ecco, il favore che queste teorie, di cui queste teorie godono negli ambienti accademici, diciamo, ci fa maliziosamente pensare che più che di un'ingenuità si tratti di una lucida volontà di utilizzare delle ideologie intrise di scetticismo, di nichilismo, per poter allontanare i giovani, le nuove generazioni, dalle idee, diciamo, genuinamente rivoluzionarie. Tanto dicasi per la teoria queer, che secondo me si spinge ancora di più sul piano dell'idealismo e dell'individualismo, perché qui c'è una completa destrutturazione, no? Della questione, come dire, dell'identità di genere, eccetera, eccetera. Peraltro questo approccio comunque considera la sfera della sessualità cruciale nell'analisi dell'intera società, e in particolare promuove, come spiegava anche Giulia, l'idea che ci sia una frattura tra il sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale, e che questi siano unicamente, compreso il sesso biologico, costrutti culturali permeati di rapporti di potere. Ora, diciamo così, da questo punto di vista, queste non sono idee, cioè sono idee che comunque hanno storicamente anche un come dire, delle radici anche abbastanza lontane, insomma, nel tempo. E, ad esempio, insomma, un contributo da questo punto di vista assolutamente pionieristico è quello di Simone de Beauvoir, che nel Secondo Sesso diceva: donna non si nasce, lo si diventa, nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. Ecco, da questo punto di vista mi sembra abbastanza come dire, esplicativo. Sono approcci che affondano le radici nel pensiero postmodernista, che ha uno sguardo prettamente, insomma, rivolto all'individuo, alla soggettività, alla condizione di ognuno, e via discorrendo, e vengono rigettati, come spiegavo prima, tutti i sistemi di indagine generali, organici della società. E anche qui, chiaramente, insomma, non c'è una possibilità di definire un terreno di lotta, comune, che in buona sostanza metterebbe poi, no, in atto la possibilità di ribaltare, no, quei rapporti di potere di cui queste teorie parlano. Io credo che, insomma, da questo punto di vista, in questi approcci, in questo si riflette lucidamente l'approccio tra due visioni differenti della società, del mondo, della storia, cioè il materialismo e l'idealismo. Quindi, in buona sostanza, adesso su questo io non posso dilungarmi, però, insomma, se noi assumiamo un punto di vista idealista, andiamo a lavorare su quella che è la sovrastruttura, cioè sulle conseguenze, sugli effetti, sui sintomi dell'oppressione, e non sulle sue radici. Noi oggi credo che abbiamo invece voluto mettere in chiaro quali sono le radici dell'oppressione, e da questo punto di vista, per poter abbattere l'oppressione della donna, come qualsiasi altra forma di oppressione, dobbiamo agire sulle radici, altrimenti stiamo curando il sintomo. Insomma, un esempio lampante, anche piuttosto grottesco, è tutta la questione del linguaggio, l'utilizzo di asterischi, di altre lettere per evitare di declinare il linguaggio al maschile o al femminile, è un esempio di tutto questo, cioè non modifica minimamente i rapporti di potere in seno alla società. È un esercizio di stile che francamente riteniamo poco inutile, assolutamente inutile.
su tutte le critiche al marxismo, brevemente, io credo che l'esempio più chiaro noi lo abbiamo assolutamente con la rivoluzione d'ottobre. C'è stato un intervento di una compagna in questo senso molto, molto approfondito. Io credo che, insomma, noi lì nella rivoluzione d'ottobre troviamo un esempio concreto del protagonismo delle donne che hanno giocato un ruolo di primo piano, peraltro non solo nella rivoluzione d'ottobre, anche sotto lo zarismo, diciamo, con tutta quella che è l'attività dentro i primi circoli di propaganda socialista, l'organizzazione di una serie di scioperi importanti come quelli di Mosca del 1875. Quindi hanno giocato sicuramente un ruolo assolutamente di primo piano nella lotta e diciamo così nel 1917 la vittoria della rivoluzione d'ottobre a cui comunque presero parte non solo le donne dirigenti del partito bolscevico ma anche tantissime proletarie, questo bisogna ricordarlo sempre, apportò dei cambiamenti assolutamente profondi nella condizione delle donne. C'è stato un intervento molto approfondito su questo e non ci torno, però se ci pensiamo, cioè, la depenalizzazione dell'aborto, dell'omosessualità, eccetera, cioè sono misure estremamente avanzate anche che in molti paesi oggi nel 2021 nel mondo non ci sono. E da questo punto di vista le critiche di molte femministe, e su questo c'è stato un intervento di molte femministe alle posizioni del marxismo, dei marxisti sulla questione di genere, sulla questione femminile, sono in molti casi fuorvianti, false, perché si rifanno comunque a tutta quella che è l'esperienza della degenerazione dell'Unione Sovietica sotto lo stalinismo. Quindi è chiaro che noi non nascondiamo, perché non vogliamo nascondere, il fatto che, come diceva una compagna all'intervento, c'è stata assolutamente, Matilde mi sembra, c'è stato assolutamente un grosso problema di maschilismo all'interno dei partiti comunisti, che erano influenzati da la deriva stalinista da questo punto di vista, che ha fatto fare grandissimi passi indietro, ma proprio ampie falcate, mi verrebbe da dire. Quindi noi non nascondiamo questa tradizione, se facciamo questa discussione in questo modo oggi e la nostra internazionale si sta interessando di questi temi oggi, significa che vogliamo segnare assolutamente una differenza da questo punto di vista. Vengo alla domanda invece di Michele. Allora lo ringrazio perché è importante come domanda, nel senso che mi permette di dire che noi crediamo sicuramente che l'oppressione della donna si supererà unicamente in termini generali e totali con l'abolizione della proprietà privata e della società divisa in classi. Tuttavia, con questo non stiamo dicendo che oggi non sosteniamo tutte le battaglie anche parziali che si possono fare sotto il capitalismo. Le sosteniamo, e come la lotta per il diritto all'aborto e tutta un'altra serie di battaglie assolutamente fondamentali e importanti. Chiaramente però da questo punto di vista è ovvio che sono conquiste che purtroppo rimangono parziali, nella misura in cui il sistema nel suo complesso non cambia. Quindi se noi facciamo una lotta per il diritto all'aborto in Italia, è stata fatta, oggi purtroppo quella battaglia viene messa in discussione dalla morale bigotta vigente, viene messa in discussione anche dal punto di vista dei servizi che non ci sono sul piano sanitario, e quindi è una lotta che purtroppo continuiamo a difendere con i denti quel diritto. Ne parleremo domani nella sessione apposita, però chiaramente ha dei grossissimi limiti, rimanendo al di sotto, dentro un sistema di questo tipo. Dico due ultime cose molto brevemente. Sono molto d'accordo con quanto diceva Daniele nel suo intervento rispetto all'approccio che noi dobbiamo provare ad avere con i testi classici del marxismo, nel senso appunto di non utilizzarli come dei breviari, perché chiaramente, spiegava anche Daniele, no? Stiamo parlando di un testo scritto in un certo periodo storico, con gli strumenti che erano in possesso di Engels in quel preciso momento storico,
noi dobbiamo provare ad avere una lettura, come dire, flessibile di questi testi, cioè trarne gli elementi di metodo, gli insegnamenti fondamentali da questo punto di vista. È fondamentale, mi trovo assolutamente, assolutamente d'accordo. Un'ultima cosa la voglio dire sulla questione del femminismo liberale, sollevata, non mi ricordo se da Marina forse, io credo che, ecco, Marina ha spiegato molto bene i meccanismi appunto del femminismo liberale. Un solo esempio: Angela Davis, un'attivista storica di Sanders, che aveva un programma comunque molto più avanzato, molto di sinistra, che poteva piegare e avvicinare moltissimi, far spostare moltissimi giovani, moltissimi lavoratori a sinistra, ha sostenuto Hillary Clinton perché era una donna. Ecco, da questo punto di vista, diciamo, credo che non sia necessario aggiungere oltre. Io credo che il dibattito abbia chiarito una serie di elementi fondamentali. Concludo, perché sono andato molto oltre i 20 minuti che mi erano stati raccomandati, e ringrazio tutti i compagni che sono intervenuti, e invito tutti, insomma, tutte le persone che sono interessate a visitare i nostri siti, i nostri, cercarci sui social e unirsi, diciamo, a noi, nostra battaglia contro il capitalismo.